Alessandro, bene, direi che possiamo senz'altro iniziare. E grazie davvero per essere intervenuti, per aver aderito a questa proposta formativa dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, promossa questa proposta formativa da LUCSI, l'Unione della Stampa Cattolica della nostra regione. Ecco, vedo molti amici e colleghi, ma correttamente mi presento, sono Alberto Lazzarini, vicepresidente dell'Ordine regionale. Da poco, devo dire, in questo incarico, dopo le elezioni di fine anno e in precedenza però, insomma, ho svolto diverse legislature in Consiglio nazionale dell'Ordine a Roma. Il tema di oggi lo conoscete, formare i giornalisti ai temi dello sviluppo sostenibile, pensare il futuro. 17 obiettivi visti dai giovani e raccontati dai giornalisti. Il tema è tratto e ci offre appunto lo spunto dal libro realizzato di recente da Paola Springhetti, che è qui presente, e da Maria Paola Piccini. Questo lavoro nasce da ambiente cattolico, ma ovviamente si occupa di argomenti di interesse generale che potremo sintetizzare nella salvaguardia dell'ambiente. O, come dice Papa Francesco, particolarmente sensibili a queste problematiche, la salvaguardia del creato. E tutto parte naturalmente dall'Agenda 2030 dell'ONU, che ha sintetizzato gli obiettivi del decennio nei 17 ormai celebri punti, con anche 109 traguardi. Le urgenze, diciamolo subito, sono due, come rileva Padre Francesco Occhetta nella stessa introduzione del libro. Cioè, Padre Occhetta, gesuita, non solo è stato il consulente ecclesiale dell'UCSI per un decennio e fino a pochi mesi fa, ma è l'anima di un grande movimento culturale e spirituale che opera per stringere un fecondo rapporto fra mondo cattolico e mondo laico. È l'ispiratore delle comunità di connessioni che vi invito a conoscere e seguire. E due urgenze, dicevo, sono limitare la crescita del riscaldamento globale a 2 gradi centigradi, come prevede l'accordo sul clima di Parigi, e creare un modello di sviluppo che riduca il numero dei poveri e assicuri cibo in ogni angolo del mondo. All'interno di questo discorso, che è complesso, difficile quanto entusiasmante, si inserisce il ruolo dell'informazione, che è importantissimo. Siamo infatti chiamati a descrivere il vero nella nostra spesso semplicissima quotidianità. Papa Francesco, nell'udienza che concesse a LUCSI nel settembre del 2019, disse: non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ce l'ha, di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, tema della Fratelli Tutti, ciclica che venne poi successiva appena dopo, non di raccontare favole, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero e di vita capace di leggere i segni dei tempi. Insomma, è un bel impegno. Va da sé che non aiuta questo disegno di sviluppo e di promozione umana e sociale ciò che sta accadendo in Europa, non lontani da noi, a seguito dell'aggressione russa. Nuove povertà,
popoleranno, anzi stanno già popolando le nostre comunità. Nuove miserie interiori e odi sono purtroppo alle viste, e anche in questo caso l'informazione seria, professionale e riconosciuta è chiamata a dire la sua, a mettersi in prima linea per far conoscere i fatti. Si spera vivamente che il peso della disintermediazione, che passa in gran parte attraverso i social, che pure non bisogna demonizzare, cali però sempre di più a favore dell'informazione autentica, vera, che riporta professionalmente i fatti, i quali soli possono generare motivate, indispensabili e attese opinioni. Ecco, voglio poi ringraziare il Comune di Ferrara per averci messo a disposizione l'uso di questa sala, evocativa delle forme più alte della democrazia di base, poiché qui la si celebra con le sedute del Consiglio Comunale. E allora ringrazio specificamente Andrea Maggi, assessore ai lavori pubblici, sport, piano strategico e recovery, che è molto importante, visto che è legato il recovery alla PNN e al Piano Nazionale di Ripresa. L'ho invitato perché rappresenta questa nostra comunità, che serve con capacità e impegno, e perché è un amico e un collega, è stato capo ufficio stampa per molti anni, fra l'altro, dell'Università di Ferrara. E allora, detto questo, io gli cedo il microfono e lo ringrazio ancora. Grazie Alberto e buongiorno a tutti. Qui mi sento in famiglia perché, come diceva Alberto, sono anch'io iscritto all'Ordine dei giornalisti da molti anni e per molti anni ho seguito le attività di comunicazione dell'Università di Ferrara. Quindi il mio non è sicuramente un saluto formale o di circostanza, non lo vuole essere, ma è davvero un saluto personale e sentito. Mi sento, sono tra colleghi e sono, come sapete, in questo momento impegnato in tutt'altre faccende, ma in realtà non sono tutt'altre faccende, perché ogni attività, specie quelle relative all'amministrazione, ha bisogno di quelli che sono i principi cardine della comunicazione. E ho sentito nelle parole di Alberto due concetti che vorrei brevemente riprendere prima di dare naturalmente l'avvio ai lavori. Due concetti che credo che mai come oggi siano importanti al centro dell'attenzione. Uno, il primo, riguarda l'ambiente sostanzialmente, cioè dato il Papa questo problema del riscaldamento, il problema quindi che è legato all'energia e al fatto che stiamo sfruttando tanto, troppo il nostro pianeta, e sia come giornalisti che come amministratori abbiamo l'obbligo di lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti un mondo almeno uguale a quello che abbiamo trovato. E ai noi, quello che viviamo in questi giorni sembra presagire l'opposto, comunque la si pensi. L'altro tema che è stato citato è quello della povertà, quello del divario sempre più evidente tra una parte della società opulenta e una parte della società che invece fatica ad andare avanti, una parte del mondo che fatica ad andare avanti e una parte invece del mondo che gode di tutti i privilegi, non solo materiali, ma anche di democrazia, di rappresentatività e di pace. Dicevo, sono due temi, quelli dell'argomento di oggi e comunque quelli che riguardano il mondo del giornalismo, non distanti, non troppo distanti da temi che mi impegnano e che impegnano qualunque amministratore pubblico. Perché in fondo quello che ci deve muovere noi come amministratori, noi come giornalisti, è un senso di responsabilità sociale. Dobbiamo tutti avere un senso di responsabilità sociale, al di là della dialettica politica, al di là del proprio ruolo. Dobbiamo pensare di lavorare, ripeto, per il bene di oggi e del mondo che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Da circa un anno ho la delega che mi riempie di
di onore ma anche di oneri al piano strategico e al recovery fund, ossia al PNRR, questa paroletta, questo acronimo che sempre più spesso leggiamo e di cui sempre più spesso sentiamo e che sempre più spesso crea delle grandi aspettative tra tutti noi. Ebbene, due degli obiettivi trasversali a tutte le missioni del PNRR, e forse proprio perché trasversali sono anche le più importanti, sono quelle che sono relative ai due temi che citavo prima e che citava prima Alberto, cioè l'ambiente e il divario sociale, tra una parte del mondo e un'altra parte del mondo, tra donne e uomini, tra poveri e ricchi. Questi sono due linee guida, due linee cardine che devono ispirare qualunque attività legata al Recovery Fund e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il ruolo dell'informazione è importantissimo sempre, in qualunque ambito, ma in questo ancora di più, perché da un lato è facile cadere in un eccessivo trionfalismo, dall'altro è facile cadere in un eccessivo, come per dire, atteggiamento dimesso di dire va bene, tanto insomma, prima o poi faremo qualcosa. Questo Recovery Fund, questo PNRR, così come è stato accolto dal governo, è davvero una grande opportunità per la nostra città, ma per il nostro paese. È un'opportunità che però ci carica ancora di più di responsabilità, perché a fronte di una quantità di denaro elevatissima, come forse non si era mai vista dal dopoguerra ad oggi in Italia, dobbiamo agire rapidamente e dobbiamo agire bene per lasciare che cosa? Un mondo migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti, soprattutto sotto l'aspetto dell'ambiente, sotto l'aspetto di cercare di tendere a eliminare quel divario sociale che c'è tra uomo e donna, tra poveri e ricchi e tra una parte del mondo e un'altra. Quindi, un argomento, questo di oggi, quanto mai azzeccato, e io vi auguro davvero buon lavoro da collega e oltre che da amico personale di molti di voi, e purtroppo devo lasciarvi perché a proposito di PNRR domani mi scade un bando e non so a che ora finirò questa sera di lavorare per compilare questo bando, ma vi abbraccio davvero con affetto da collega. Grazie a tutti. Grazie, grazie all'assessore Andrea Maggi, grazie davvero. E io vorrei anche che, ecco sì che è pronto, il collega e amico Alessandro Zangara, capo ufficio stampa del Comune, che da sempre vuole ringraziarlo e da sempre è vicino all'ordine con tutte le iniziative che si svolgono sempre in questa bellissima sala. Prego Alessandro. Grazie, solo alcune note tecniche, diciamo istruzioni per l'uso. Buonasera a tutte e a tutti. Uso della sala, ovviamente. La sala, vedete, gli arredi sono sempre gli stessi degli anni passati. C'è stata una piccola rivoluzione tecnologica, quindi in questo momento la sala ha nuove dotazioni tecnologiche. In questo momento stiamo streamando, diciamo, stiamo mandando in audio video questo incontro sui due canali del Comune di Ferrara, esattamente appunto il canale YouTube Comune di Ferrara e il canale YouTube Consiglio Comunale. Rinnovo ovviamente Consiglio Comunale di Ferrara, rinnovo ovviamente i saluti anche da parte delle colleghe dell'ufficio stampa che con me ormai collaborano da tantissimi anni. Dal 2014 ad oggi, un piccolo dato, abbiamo organizzato sempre ovviamente in accordo con l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, in particolare la Fondazione dell'Ordine dei giornalisti. Ringrazio il rappresentante per aver sempre supportato questa attività. Abbiamo organizzato una trentina di eventi, di appuntamenti seminariali, di formazione, dal 2014 ad oggi. Quindi secondo noi è un successo, è una cosa importante, è un'attività che riteniamo molto importante, e su questa attività siamo stati supportati dall'amministrazione comunale, dalle amministrazioni comunali che si sono succedute e soprattutto dall'ordine e dagli enti pubblici e privati della nostra città.
l'Università di Ferrara, l'azienda sanitaria locale, l'azienda ospedaliera, insomma, tutti hanno collaborato con noi, le forze dell'ordine, insomma, tutti hanno collaborato con noi per ottenere questo risultato. E ovviamente il risultato è stato ottenuto anche grazie ai colleghi che hanno partecipato a questi eventi e che oggi vedo anche in questa occasione. Le note di utilizzo della sala, semplicemente quando avete bisogno ovviamente di fare domande, c'è la possibilità, venendo qui ai banchi, di spingere sul tasto di ciascuna postazione, e ogni postazione viene ovviamente messa in diretta, sia nella sala sia in diretta streaming. Tutto rimarrà agli atti e quindi rimarrà a beneficio di questa iniziativa e di questa organizzazione. Grazie ancora e buona serata, buona prosecuzione dei lavori. Grazie. Grazie Alessandro, grazie davvero. Vi ho citato nel corso del mio saluto LUCSI, l'Unione della Stampa Cattolica, che è ideatrice di questo corso, e allora abbiamo con noi il Presidente nazionale Vincenzo Varagona, che poi farà un intervento a chiusura del nostro incontro. E abbiamo Matteo Billi, che è presidente del UCSI Emilia Romagna. Ecco, Matteo, che qui davanti fra un attimo interverrà, è giornalista e scrittore, fra l'altro un suo libro giallo è ambientato proprio a Ferrara, lui è di Parma. Ecco, ma anche personalmente Matteo ha un ruolo nella realizzazione del libro di cui andiamo a parlare oggi, in quanto ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha realizzato tutta una serie di interviste ai colleghi. Grazie Matteo, a te il microfono. Grazie Alberto, ringrazio l'amministrazione comunale che ci ospita in questa sala, è molto significativa per lo scopo per cui è utilizzata da tanti anni, anche appunto attualmente. Ringrazio i relatori di questo seminario, di questo convegno. Ringrazio e saluto ovviamente Vincenzo Varagone, il nostro presidente nazionale, e ringrazio moltissimo Alberto, perché Alberto Lazzarini è presidente dell'UCSI Ferrara, lui non l'ha ricordato, ma è giusto dirlo, così come anche membro di giunta nazionale dell'UCSI, e si è speso da tanti anni a questa parte, si spende veramente tanto per la nostra associazione, e quindi io ci tengo veramente di cuore a ringraziarlo, come ringrazio tutti gli iscritti che abbiamo in questa città, in questa provincia, che come numero di iscritti sono i secondi dopo Bologna in Emilia-Romagna, quindi penso che sia un dato importante e significativo, ecco, per il riscontro di tutte le iniziative che Alberto e appunto i soci qui a Ferrara fanno nel corso dell'anno. Ovviamente questo seminario è importante anche perché è un ritorno in presenza. Abbiamo fatto neanche un mese fa a Bologna, il 31 marzo, un altro seminario come UCSI e sempre con l'ordine dei giornalisti, e sono appunto un ritorno prezioso di tornare a vederci di persona, incontrarci. Ne abbiamo fatti ovviamente durante la pandemia online, ma ha tutto un altro sapore, un altro significato trovarci in presenza di persona. Per quanto riguarda il tema del seminario, l'argomento, come ha detto Alberto, il volume che è stato realizzato da LUCSI insieme all'Università Salesiana, ovviamente entrerà poi nello specifico l'amica Paola Springhetti, ma ho lavorato anch'io in parte a questo testo, e mi sono reso conto che in effetti l'Agenda 2030 è davvero poco comunicata. E l'informazione diciamo generalista, magari parla dei singoli argomenti che fanno parte appunto dell'agenda, ma non nel suo insieme, e comunque l'agenda in quanto tale non viene comunicata. Adesso lasciamo perdere ovviamente il periodo che stiamo vivendo della guerra e magari il periodo più forte della pandemia. Però a parte qualche caso eccezionale di quotidiani nazionali, di televisione che hanno fatto degli speciali, che hanno fatto degli approfondimenti, rimane molto molto ai margini. Quindi penso che un incontro come quello di oggi, un seminario, noi ne abbiamo già organizzati altri
in giro un po' per l'Italia e altre penso ne organizzeremo, penso che possa essere un aiuto proprio per entrare, per capire qual è appunto questo tema, quali sono questi temi e per cercare di approfondirli nelle vostre redazioni, nelle vostre interviste, nei vostri servizi che fate. Quindi grazie a tutti e buon ascolto. Grazie, grazie a Matteo. E Matteo ha citato Paola Springhetti e appunto Paola Springhetti sarà la prima, diciamo, delle relatrici. E, ogni relazione durerà una ventina di minuti e il titolo del suo intervento, che peraltro conoscete, comunque l'informazione mainstream tratta l'agenda 2030, quindi con i risultati della ricerca che svolta appunto da Luxi e dall'Università Salesiana. E il libro si può anche trovare qui, volendo, insomma, si può acquistare anche qui. E Paola Springhetti ha abitato a lungo a Ferrara, adesso risiede a Roma, ha una laurea in lettere moderne presa a Bologna, giornalista freelance e autore anche autrice della trasmissione In Cammino di TV 2000, docente di teoria e tecniche di giornalismo 1 all'Università Pontificia Salesiana, nella Facoltà di Scienze delle Comunicazioni Sociali e autrice di molte pubblicazioni su argomenti diversi ma che hanno molto a che fare con l'incontro di oggi, quindi donne, informazione, socialità, comunicazione sociale. Ha collaborato molto con Rai TV 2000 e Avvenire, è stata anche presidente dell'Uxi Lazio e attualmente membro di giunta nazionale dell'Uxi. Prego Paola. Mi sentite? Sì. Quando scade il tempo mi sgridi? No, perché io non me ne accorgo, vado avanti. Allora, piccolo riassunto introduttivo. L'Agenda 2030 è un programma di azione che riguarda il pianeta, le persone e la prosperità generale. È stato sottoscritto nel 2015 da 193 paesi, fra cui anche l'Italia. Fissa, come spiegava prima lui, una serie di obiettivi e quindi detta anche dei criteri per misurare a che punto siamo rispetto a questi obiettivi. Gli obiettivi sono 17, sono molto eterogenei perché tengono insieme perché tengono insieme gli obiettivi ambientali legati al clima, all'inquinamento e via dicendo, gli obiettivi sociali, anche prima si parlava di questo drammatico problema che sono le disuguaglianze, obiettivi economici e obiettivi che potremmo definire culturali. Quindi si va dalla povertà zero alla pace, la salute, il benessere, le diseguaglianze di genere, il lavoro, i diritti e via dicendo, la sostenibilità, l'energia, sono 17 obiettivi molto diversi fra di loro ma anche strettamente collegati. L'idea che c'è alla base dell'agenda è che non ci può essere uno sviluppo rispettoso che ci permetta, come si diceva, di consegnare alle generazioni future un mondo ancora vivibile, magari anche un po' migliore di come è arrivato a noi, se non si tengono insieme tutte queste diverse dimensioni del vivere. Quindi l'ambiente va di pari passi con i diritti umani, l'energia verde sostenibile va di pari passo con la lotta alla fame e via dicendo. Questa è l'agenda, quindi molto eterogenea, si chiama 2030 perché il 2030 è l'anno in cui
i paesi in questione si sono impegnati a raggiungere questi obiettivi. La Facoltà di Scienze della Comunicazione della Salesiana insieme a Lux hanno deciso di fare questa ricerca che aveva due aspetti. La prima riguarda i giovani e il se conoscono l'agenda e che idea di sviluppo sostenibile hanno e quali scelte sono disposti a fare di conseguenza. L'altro aspetto, che è quello di cui parleremo oggi qui, era un tentativo di fare un po' il punto su come il mondo dell'informazione mainstream tratta o non tratta l'agenda, quindi se le dà spazio, in che modo e quali problemi ci sono, quali problemi incontrano i giornalisti nell'affrontare questi temi. Perché abbiamo fatto questa indagine? Perché gli obiettivi dell'agenda non sono solo frutto di scelte politiche fatte dai governi, dall'ONU, dagli organismi internazionali, ma sono frutto delle scelte politiche, ma anche dei comportamenti dei cittadini, delle scelte individuali, delle scelte sociali. Quindi fare informazione sull'agenda può essere discriminante. Se si fa un'informazione completa e corretta, forse sarà più facile che tutti quanti, tutta la cittadinanza, si coinvolga su questi temi e metta in campo quanto serve per raggiungere gli obiettivi. Altrimenti non ce la faremo mai. Quindi questa è la motivazione di fondo per cui abbiamo ritenuto che questo fosse un tema importante da indagare. Non entriamo nel merito della questione giovani perché non abbiamo tempo, però almeno questo dato ci offre una prima riflessione di partenza. La maggior parte dei giovani non conosce l'Agenda 2030. Vi faccio presente che questa è la generazione dei Fridays for Future, delle manifestazioni per il clima e via dicendo. Però il 51% non conosce l'agenda e probabilmente, questa è una percentuale ottimista, noi abbiamo fatto girare sui social e comunque in internet un questionario. In genere in questi casi chi sceglie di rispondere è perché in qualche modo è interessato al tema. Quelli che proprio non ne sanno nulla non rispondono, quindi è quello che si chiama un campione di convenienza, non è un campione strettamente rappresentativo. Perciò questa è sicuramente una percentuale ottimistica. E la domanda è, ma se non la conoscono i giovani, la conoscono i più grandi che non hanno neanche vissuto queste manifestazioni, queste esperienze, eccetera. La considerazione che noi abbiamo, una delle considerazioni che abbiamo estratto da questa ricerca sui giovani è che l'informazione mainstream tende ad occuparsi più dei temi che non dell'agenda stessa. Cioè, noi adesso parliamo tanto di transizione ecologica, ma non sappiamo che esiste un'agenda che pone degli obiettivi precisi. E perché invece è importante che conosciamo questa agenda? Per il motivo che l'ho detto prima, perché sennò continuiamo a chiacchierare senza mai essere in grado di capire se procediamo lungo questa strada o se siamo sempre fermi al dibattito teorico. Anche da questa attitudine del sistema dell'informazione a parlare dei temi senza mai riferirli a dei documenti, a dei numeri, eccetera, nasce quello che ormai viene rilevato da più parti, e cioè come alcuni termini sono diventati di moda, per esempio green o sostenibile, saltano fuori ovunque, ma non sappiamo più che cosa vogliono dire. Io recentemente mi sono fatta il Covid, quindi essendo chiusa in casa
Ho guardato la televisione, cosa che da tempo non facevo, e mi sono meravigliata del fatto che molti spot, cioè la maggior parte degli spot pubblicitari ormai, contiene una di queste due parole. Allora, o noi viviamo in un meraviglioso mondo e abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, oppure c'è qualcosa che non funziona. Cioè abbiamo, queste parole vanno di moda, ma le abbiamo svuotate di significato. L'agenda ci aiuta a ridare un significato, un contenuto a questi termini. Allora, alla domanda su quanto si parli dei temi dell'agenda, i giovani hanno detto che se ne parla poco, 4,5 sulla scala da 1 a 10. Ma anche i giornalisti pensano che l'agenda meriterebbe più spazio e soprattutto più approfondimento. Allora, noi abbiamo fatto una ricerca quantitativa sui giovani con un questionario, mentre per quello che riguarda i giornalisti noi abbiamo intervistato un gruppo di giornalisti, un gruppo di direttori e poi abbiamo intervistato un gruppo di quelle che noi chiamiamo fonti, cioè enti che producono rapporti, informazioni e via dicendo, che dovrebbero essere materiale utile per i giornalisti. E anche i giornalisti dicono che se ne parla poco. Il tema comunque è sterminato. Io adesso vi lancio alcune suggestioni perché, come dire, secondo me sono utili per ripensare il nostro modo di lavorare. Sono emerse, per esempio, delle differenze fra testate. Ovviamente fra testate grandi e testate piccole. Può sembrare banale, ma non lo è. L'arrivo dell'agenda nelle testate grandi ha provocato dei cambiamenti profondi. L'ANSA, il Corriere della Sera, Repubblica hanno aperto spazi dedicati, hanno addirittura costruito eventi. L'ANSA ha un sito dedicato all'agenda. Sono grandi testate, chiaramente le testate piccole questo non se lo possono permettere, hanno invece dovuto cercare di reinserire questo nuovo tema dentro gli spazi che già c'erano, quindi non hanno potuto investire in cose nuove. Ci sono delle differenze però anche per quanto riguarda i temi più trattati. Dei 17 obiettivi di cui vi dicevo prima, quelli che in genere trovano più spazio sono l'energia, la transizione ecologica, il welfare. Questa ricerca è stata fatta nel primo anno della pandemia, quindi ovviamente risente di questo contesto. La parità di genere e l'educazione, che sono i temi che incrociano maggiormente la cronaca nazionale o locale, o locale che sia. Ma mentre le testate laiche sembrano privilegiare i temi ambientali, quelle cattoliche sembrano più centrate sui temi legati alle povertà, alle diseguaglianze e, con una certa distanza, anche la pace e la solidarietà. Non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina, ovviamente. Quindi, questa per esempio è una distinzione che fa pensare. Mondi diversi mettono al centro tematiche leggermente insomma, tematiche diverse, diciamo. Quali sono gli obiettivi che secondo i giornalisti interessano di più al pubblico? Sono quelli che riguardano l'ambiente, declinato nelle sue varie accezioni, quindi compresi i cambiamenti climatici e compresi il problema energetico. E c'è stato, secondo, questa è la testimonianza di una giornalista della RAI, che diceva: fino a pochi anni fa, quando toccavi questi temi, sembravi sempre uno così che viveva nella foresta, invece da qualche anno a questa parte questi sono i temi che sembrano interessare le persone. Invece quei temi che abbiamo visto che trovare più spazio nella,
nelle testate cattoliche sembrano interessare meno, sembrano meno attraenti, su internet hanno meno contatti e via dicendo. Un'altra differenza che è emersa da questa intervista riguarda il rapporto con le fonti di informazione, che rimane complicato, come credo sia stato sempre in questo ambito. In genere i giornalisti sono piuttosto polemici nei confronti delle fonti istituzionali, le accusano di usare linguaggi troppo specialistici, di proporre temi che non interessano, per cui difficilmente possono diventare notizie, e soprattutto di non essere disponibili a fornire approfondimenti, chiarimenti, eccetera. In pratica, dicono i giornalisti, le fonti istituzionali ti mettono lì il pacchetto chiuso e tu sei un po' ridotto a fare il megafono, ecco, senza avere possibilità di interagire, discutere e via dicendo. Questo vale un po' per tutti, però la grossa differenza è su quali fonti si usano quando si vuole parlare di questi temi. I direttori citano esclusivamente le fonti istituzionali, che evidentemente per loro sono i punti di riferimento. Poi qualcuno magari aggiunge che bisogna dare voce alla gente, altrimenti poi il servizio televisivo o radiofonico diventa troppo noioso, ma questo dar voce alla gente sembra più strumentale a mantenere il ritmo che non raccogliere davvero il che cosa pensano i cittadini. Le fonti della società civile sono ignorate dai direttori, sono un po' più citate dai giornalisti, ma sono citate soprattutto dalle testate cattoliche. Questo escluso ASVIS, che è il coordinamento che comprende, non mi ricordo quante, centinaia di associazioni, movimenti, sindacati, eccetera, e che ogni anno pubblica appunto un rapporto sull'Agenda 2030, calcolando se stiamo andando avanti, se stiamo tornando indietro, su quali obiettivi, eccetera, e che è una fonte che tutti riconoscono come una fonte accreditata. Dietro questa difficoltà a rapportarsi con le fonti della società civile, io credo che ci sia un problema dell'informazione di oggi, che perde, che vive, come sappiamo, una grossa crisi, fra cui una crisi di credibilità, che è forse una delle, non è l'unica causa, ma una delle concause è anche questa. Questo non sapersi rapportare a una società civile che in realtà su questi temi lavora e spesso lavora molto e quindi ha molte cose da dire. Le testate cattoliche invece citano moltissimo questo tipo di fonti, che per loro vuol dire il mondo cattolico, ma vuol dire per esempio ascoltare i paesi poveri attraverso i missionari che sono lì e quindi che danno un'informazione che non passa attraverso le grandi agenzie internazionali. E via dicendo, quindi vuol dire veramente ricorrere a delle fonti alternative. I giornalisti sono piuttosto critici con le testate in cui lavorano, in generale con l'informazione mainstream, perché come dicevo prima, in generale ritengono che le loro testate non si occupino sufficientemente dell'agenda. Fanno notare che alcuni temi sono entrati nell'informazione non grazie all'agenda, ma grazie a una serie di fenomeni e di eventi che si citavano anche prima. Hanno iniziato i giovani con le marce per il clima, poi il PNRR, la pandemia e via dicendo, ha portato a, come dire, ha messo sul tavolo una serie,
una serie di temi che di fatto sono anche temi dell'agenda, ma che sono arrivati all'informazione attraverso anche altre strade. E nonostante questo, i giornalisti dicono che l'agenda ha cambiato nelle redazioni l'approccio al tema dello sviluppo sostenibile, che c'è una maggiore attenzione, un'informazione più completa, e che l'agenda e i rapporti che nascono dal monitoraggio di questi obiettivi sono diventati un punto di riferimento per un giornalismo che sia anche basato sui dati. Abbiamo visto quello che i giornalisti dicono delle fonti. Parlano difficile, parlano linguaggio tecnico, non sono disponibili, eccetera. Adesso vediamo il punto di vista delle fonti. Con una premessa, noi non abbiamo interpellato le fonti istituzionali, ma abbiamo interpellato fonti della società civile, quindi associazioni, coordinamenti, l'ASVIS, che sono nati dalla società civile, che si occupano di questi temi. Naturalmente le fonti si difendono e dicono che invece loro lavorano con grandissimo impegno. Aperta parentesi, fino a non molti anni fa, in genere, tutto questo mondo della società civile non aveva professionisti che si occupassero della comunicazione. Mentre negli ultimi anni sono stati fatti in questo senso molti passi avanti. Molti di questi che noi abbiamo sentito avevano dei giornalisti che si occupavano dell'ufficio stampa o comunque dell'area comunicazione e sviluppo. Quindi c'è stata da parte loro una crescita, una professionalizzazione sotto questo punto di vista. Allora dicono loro invece che ci mettono molto impegno sia nello scegliere i contenuti sia nel confezionarli, nell'usare linguaggi adatti e nel presentarli. Però ammettono che la collaborazione con i giornalisti resta difficile, perché il primo elemento sono le routine che normalmente ci sono nelle redazioni, che hanno tempi molto serrati, con giornalisti super impegnati, a volte contemporaneamente su più notizie, su più fronti, e quindi, secondo le fonti, questo determina un pensare a corto respiro, cioè ti pigli la roba, te la pubblichi e non c'è modo di approfondire, perché l'approfondimento richiede, oltre che strumenti, anche tempo. E poi c'è un'incongruenza con i criteri di notiziabilità. Nelle redazioni si cerca sempre la notizia clamorosa, un po' drammatica, nuova, eccetera, e spesso queste fonti hanno delle buone notizie da dare che non rispondono a questi criteri, o comunque hanno delle notizie che nascono da riflessioni che richiedono da approfondimenti e via dicendo. Sempre di più, dicono le fonti, i giornalisti chiedono storie e materiali anche per confezionare la notizia. Cioè, non mi basta più il comunicato stampa, voglio che il comunicato stampa sia bello articolato, perché poi molte volte viene preso e pubblicato tale quale, ma vogliono la fotografia, vogliono la storia, vogliono le immagini, il video e via dicendo, i grafici già ben costruiti e così via. Da una parte è anche giusto che dai giornalisti venga questa richiesta, dall'altra parte probabilmente questo è uno dei sintomi della crescente fragilità delle redazioni, che non hanno più un numero di persone sufficienti e strumenti quindi sufficienti per fare la propria rielaborazione di quel comunicato, di quel rapporto e via dicendo. Fanno notizia soprattutto i rapporti, cioè, se il WWF esce con il rapporto su
la vita nel mare è sicuro che verrà ripreso, come, così come l'ISPRA se esce su un rapporto sui rifiuti in Italia, i rapporti funzionano sempre dal punto di vista comunicativi, contengono tanti dati, ognuno può prendere l'aspetto che interessa di più la propria testata e oltre ai dati può trovarci anche le ipotesi interpretative. Sempre le fonti però dicono che tutto ciò che ambiente passa, il resto si fa molta fatica. Quindi prima della guerra in Ucraina, ripeto, a discorsi sulla pace non passavano, oppure sulla fame nel mondo. Quindi ci sono fonti che hanno vita più facile perché si occupano di temi, come dire, più ritenuti più notiziabili, e altre che si scontrano contro questa, con questa difficoltà. Trasversale resta il problema delle buone notizie. Molte di queste fonti della società civile spesso hanno da dare delle buone notizie. Quante piccole e medie imprese ci sono nel Veneto che ormai vivono di energia rinnovabile? C'era un dato e questa era una delle notizie che non è passata. Era una buona notizia. Tutti i progetti che vengono dal mondo del volontariato, dalla società civile, per l'inclusione, per il recupero della terra, le comunità Laudato Si, il ritorno ai giovani, il ritorno alla terra, eccetera, fanno fatica. Perché? Perché sono buone notizie. Questa è la denuncia appunto che viene da queste fonti. Oppure vengono date in spazi ghettizzati. Il Corriere della Sera da già qualche anno, adesso non mi ricordo quanto, ha il martedì un inserto che si chiama Buone Notizie, che sicuramente è interessante, è un passo avanti, però guarda caso è un inserto. Cioè le buone notizie non stanno dentro l'informazione mainstream, ma hanno un loro spazio a parte che potremmo chiamare ghetto, ok? Su questo, per esempio, noi tra le persone intervistate abbiamo intervistato Borgomeo, che è il presidente di Fondazione con il Sud, e lui su questo è stato molto, molto duro, perché collegato al tema delle buone notizie c'è il problema irrisolto del mondo non profit, associazionismo, volontariato e via dicendo. E un mondo che viene spesso ignorato oppure raccontato in modo stereotipato. Quindi quando c'è l'emergenza, l'alluvione, il terremoto, quello che è, la guerra, vado a cercare i volontari e vi dico quanto sono bravi i volontari, i famosi angeli, dell'alluvione di Genova piuttosto che del terremoto dell'Abruzzo, però poi dopo basta, cioè poi dopo non, queste realtà non esistono più. Dice Carlo Borgomeo, la comunicazione poco attenta al non profit fa più notizie un padrone che morde il cane che non il contrario, e le nostre notizie sono notizie tendenzialmente positive con le quali si fa fatica a passare. Noi ci saremmo aspettati più enfasi sulle iniziative che facciamo sulla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. È un terreno importantissimo. Ma, continua lui, i media restituiscono la rappresentazione che la classe dirigente ha di noi. Esperienze meritevoli fatte da persone generose e in qualche caso eroiche. Ma queste esperienze sono decisive anche per lo sviluppo economico del paese. Un italiano medio dovrebbe sapere che il terzo datore di lavoro a Lamezia Terme, dopo il comune e l'ospedale, è un consorzio di cooperative sociali. Questa gente fa lavorare con contratti regolari 450 persone. Allora, forse quella difficoltà che dicevo
anche prima, che l'informazione oggi ha nel rapportarsi con le diverse espressioni della società civile nasce anche da un modo un po' stereotipato, riduttivo, di vedere questo mondo e di leggerlo solo in chiave buonista e non in chiave di contributo allo sviluppo del paese. Uno sviluppo che spesso va nella direzione della legalità contro le mafie, nella direzione della sostenibilità contro il consumismo e via dicendo. Vabbè, questo così per divertirci un po'. Alla fine dell'indagine abbiamo chiesto anche ai giornalisti se avevano delle proposte, di idee che si potevano fare per far conoscere di più l'Agenda 2030. Ne sono uscite ovviamente tantissime, io ne ho scelte quattro per indicare dei filoni. La prima è stanziare dei fondi, cioè l'Italia ha firmato questo documento, si è preso questo impegno, quindi è anche un suo dovere farlo conoscere. E allora perché non stanziare dei fondi pubblici a cui le testate possano accedere sviluppando delle rubriche, degli spazi dedicati? Istituire una giornata dedicata all'Agenda 2030, così come esistono tante giornate dedicate ai più diversi temi, creare delle app, dei calcolatori che quantifichino quanto ogni... Il WWF un po' l'ha fatto perché aveva inventato un sistema per calcolare l'impronta ecologica di ciascuno di noi. Comunque per un'app che ci aiuti a calcolare quanto ogni nostro comportamento quotidiano incide sull'ambiente. E poi aprire sui siti web delle varie testate delle app che appunto permettano di catalogare i comportamenti della giornata e dare un punteggio. Quindi a fine serata so quanti punti ho vinto. E poi coinvolgere non solo le scuole, ma anche gli organismi della società civile in progetti comuni di sensibilizzazione. Quindi ci sono dei giornalisti che vedono anche questo compito affidato alle testate, cioè non solo dare la notizia, ma impegnarsi direttamente in progetti di sensibilizzazione. E poi qualcuno dice il non profit dovrebbe appropriarsi maggiormente dell'agenda, che può dare propulsore al settore. Secondo me lo fa già, però la proposta c'era. E niente, quindi io qui finisco, ho cercato di essere il più sintetica possibile, e poi se ci sono domande dopo penso che... Grazie, grazie. Grazie a Paolo Springhetti che ci ha dato un'idea della ricerca che è stata, come dico, un'idea proprio perché è molto complessa, perché sono tante pagine, non solo, ma state coinvolte tantissime persone, non ho detto, ma mi pare solo nel questionario 598 giovani, quindi voglio dire, è stata una cosa molto, molto grande. E Paolo ha sintetizzato e soprattutto ci ha anche dato delle idee su come i giornalisti poi pongono a loro volta delle proposte su questi temi così importanti che toccano loro e toccano soprattutto tutta quanta la società. Quindi grazie, e il microfono passa ora ad Andrea Gandini, che è economista. Andrea è laureato in scienze appunto economiche, è un personaggio assolutamente poliedrico, ha lavorato anche all'Agenzia delle Entrate di Bologna come vice direttore di una sezione di grandi imprese, poi responsabile di varie associazioni, fondazioni, e in modo particolare è stato direttore anche del CDS qui a Ferrara, lo conoscete, lo conosciamo tutti per il famoso annuario socio-economico, ha fatto il sindacalista per la FLM e ha collaborato anche con alcuni esperti molto importanti come Ruffilli, Seravalli e Tarantelli, personaggi veramente di primo piano. Ha anche lavorato a 3 progetti internazionali per alcuni anni, insegnato economia aziendale all'Università di Ferrara, di cui è stato anche collaboratore sui temi della transizione al lavoro per i giovani laureati. Insomma, molte cose. E anche quella di aver fatto parte della commissione, credo sia importante anche poi ai fini di oggi, nominata
da Luigi Berlinguer nel 99 per la riforma della scuola e consulente del CNEL per 5 anni, ha scritto naturalmente vari libri, in questo momento vive in provincia di Trento dove lui fa un po' il minimal, dove dice che si occupa di scultura, di piccola falegnameria, ma soprattutto progettazione in campo sociale ed economico, e spesso viene ascoltato, viene interpellato anche dai giornali, fra l'altro c'è un'intervista sua al Carlino proprio dell'altro giorno. Grazie per essere intervenuto, Andrea, a te il microfono. Grazie, penso che il tema dell'Agenda 2030 sia legato alla crisi ormai definitiva del PIL come indicatore, che è un vecchio arnese, diciamo, che usano purtroppo i politici, moltissimo i giornalisti, e che non ha nessun significato per quanto riguarda la condizione della buona vita delle persone. L'Agenda 2030 penso che sia anche una reazione a questo, ma ci sono tutta una serie di altri indici che sono nati. Domani l'Istat presenta il rapporto BES, è il nono anno che lo presenta, sul benessere, sulle 12 tessere del benessere. Diciamo, molti organismi internazionali hanno sviluppato altri indicatori, perché il PIL non ha alcun significato. È un vecchio indicatore nato nella Seconda Guerra Mondiale, ha una sua efficacia durante le guerre, perché dà informazioni sulla produzione di beni e di merci, ma in una società evoluta, dove la gran parte dei prodotti sono servizi non vendibili, come la scuola, la sanità, la cultura, l'arte, eccetera, e dove questi dati non sono vendibili, quindi sono prezzati non al valore di mercato, ma al costo, non ha nessun significato. E il fatto che ci sia tutta questa discussione patologica, se il PIL cresce del 3,6% o cala al 2,3%, non ha alcun significato per la condizione reale delle persone. Se voi prendete il tasso di occupazione dell'Italia nel 2022, è lo stesso del 1960. Il tasso di occupazione è l'indicatore principale dell'occupazione, non è il tasso di disoccupazione, è il tasso di occupazione, cioè la quantità di persone occupate su coloro che possono lavorare, dai 15, cosa assurda, perché bisognerebbe fare come fa l'Eurostat, dai 20 ai 65 anni. E noi non abbiamo avuto un occupato in più in 60 anni. Basterebbe questo dato per dimostrare l'inconsistenza del PIL. Un vecchio arnese di cui inventato da Stone e Mead, due oscuri impiegati ministeriali, a cui Keynes stesso non credeva, è criticato dai principali economisti anche italiani, Corrado Gini, Silo Slabini, Fua, non parliamo di Kuznets, che lo considerava una cosa assolutamente inapplicabile. E questo la dice lunga del declino, secondo me, in cui noi stiamo entrando come Occidente. Perché gli stessi indicatori che abbiamo non ci danno informazioni su come stanno le persone. E questo che ovviamente è alla base di una grandissima, diciamo, sofferenza sociale. La democrazia si fonda, come dice Daron Acemoglu, su due fattori fondamentali. Stati che svolgono una funzione efficace, che non rubano, e soprattutto, il secondo pilastro, una società che partecipa, che controlla i governi. Una società civile che sviluppa attività di controllo. Questo secondo processo, questa seconda gamba, tra la pandemia, adesso la guerra, ma anche prima, è in fase di afasia e si sta realizzando quello che Stuart Mill aveva indicato nel 1859. Cioè l'Europa sta avanzando a passi giganti verso l'ideale cinese, cioè della omologazione. Il pensiero mainstream, il fatto che chi non si allinea alle posizioni dominanti che in quel momento emergono del governo è considerato non un dissidente, ma un criminale. E quindi siamo in una fase molto pericolosa, a mio avviso, dal punto di vista del pensiero e della democrazia.
Come libertà di stampa l'Italia è al 43esimo posto, gli Stati Uniti il 48esimo, siamo messi meglio certamente dell'Ucraina che è al 101esimo posto, ancora meglio della Russia che è al 140esimo, ancora meglio della Cina che è al 170esimo. Però non siamo ai livelli dei paesi nordici, dove perlomeno c'è più discussione, apertura, capacità di prendere punti di vista diversi. E voglio portare anche delle cose abbastanza provocatorie. Sulla pandemia è stata fatta una narrazione in cui noi siamo il paese migliore al mondo. Adesso possiamo andare a vedere finalmente i dati ufficiali pubblicati dall'Eurostat e dall'OMS di quello che è il principale indicatore della capacità degli stati di far fronte alla pandemia, che è la mortalità in eccesso, pubblicato anche dal nostro Istat, il quale ovviamente non pubblica i dati di confronto internazionale, ma questi sono disponibili su Eurostat, chiunque può andarli a vedere. E la Svezia, dopo 24 mesi, risulta, assieme alla Norvegia, di gran lunga il paese che ha avuto la più bassa mortalità in eccesso. E quanto è stata criminalizzata una scelta antitetica rispetto alla maggioranza degli stati, da tutti i giornali, dai mass media, eccetera. E ancora oggi è uscito l'altro giorno un articolo su tutte le principali testate dicendo che c'è del marcio in Svezia. Articoli secondo me criminogeni che non hanno alcuno fondamento scientifico. E voglio dire che è stato fatto un abuso in questi ultimi due anni, tra la pandemia e ancora oggi della guerra, su quello che è la scienza. E mi permetto di introdurre un elemento sulla guerra che è molto interessante a mio avviso, su cui io non dirò nulla perché non sono un esperto né di guerra né un esperto geopolitico, però mi intendo di questioni monetarie. E credo che possiamo parlarci fuori dai denti di quello che succederà nel dopoguerra, perché penso che siamo tutti d'accordo che alla fine della guerra ci sarà un dopoguerra. Allora dobbiamo dirci fuori dai denti, secondo me i giornali lo dovrebbero già dire, cosa ci si presenta nel dopoguerra. E nel dopoguerra ci si presenta un mondo bipolare dove ci sarà una parte del mondo che seguirà il dollaro, che sono gli Stati Uniti, l'Europa, l'Australia, il Giappone, e un'altra parte del mondo che seguirà lo yuan. Russia, l'India, il Pakistan, il Bangladesh, buona parte dei paesi arabi, anche i petrodollari, anche quelli che producono petrolio, il Medio Oriente. E la Cina si è preparata all'introduzione dello yuan come moneta concorrente del dollaro a livello internazionale, almeno dal 2009. Ci sono tutte le informazioni da quando la Banca Centrale Cinese ha detto basta con questo dominio del dollaro. Ci sono tutti gli step, se uno vuole andarli a vedere, di quello che è stato fatto, per cui noi dobbiamo essere consapevoli che l'Occidente va verso un declino. Quando è stato deciso che il gold standard dopo 200 anni nel 1977 era finito e quindi c'era soltanto il dollaro, dobbiamo sapere che cosa ci stanno dietro le monete. Cosa ci sta dietro la moneta? Se non c'è più l'oro, cosa c'è? Perché la moneta ha un valore, una stabilità, se ha un controvalore. E dietro la moneta ci stanno tre fondamentali cose per quanto riguarda il dollaro. L'economia americana, la trasparenza nei valori dell'economia americana, perché la trasparenza è un elemento che sostituisce il controvalore, il potere militare degli americani e la grande disponibilità della liquidità finanziaria internazionale che è cresciuta in maniera incredibile negli ultimi 30 anni. Ma i cinesi, dopo una fase in cui sono stati fatti entrare nel WTO con la clausola di democrazia, paese di democrazia, che non gliene fregato a nessuno se fosse una democrazia, le multinazionali americane per prime e tutto il resto del mondo hanno poi guadagnato moltissimo attraverso le delocalizzazioni in Cina, a un certo punto i cinesi si sono guardati attorno nel 2008 quando hanno visto che
l'ascesa dell'Europa non era più possibile come continente autonomo, perché anche noi abbiamo fatto l'euro nel 2000, nel 1999, il rapporto 1-1, anche se è entrato in funzione nel 2002 nelle tasche degli europei, a 1,083. E siamo arrivati fino a 1,60 nel 2008. Quindi vuol dire che è raddoppiato rispetto al dollaro. Vuol dire che c'era una certa preoccupazione degli Stati Uniti sulla crescita dell'Europa. E lì è arrivata la crisi dei subprime, la recessione europea, il ridimensionamento dell'Europa, ricordando che noi siamo sempre stati dei vinti e quindi siamo sempre dipendenti dagli Stati Uniti. E siamo scesi poi a 1,30 e adesso siamo a 1,1. Ricordandoci che noi dobbiamo stare da questa parte del mondo e non possiamo andare con la Russia. Anche se il futuro dell'Europa, secondo me, è, dopo Putin ovviamente, che è un dittatore, è stare con la Russia. Perché l'Europa diventerà un gigante nel mondo soltanto se avrà il rapporto con la Russia, le materie prime della Russia, il grande serbatoio di manodopera della Russia. Quando la Russia ha capito che questo non era possibile, dal 2014 in poi, ha cominciato ad allearsi con la Cina. E la Cina sta costruendo il suo sistema monetario, che è basato su tre fattori. La potenza dell'economia cinese, il potere militare che acquisisce nel rapporto con la Russia, e che non aveva, che acquisisce nel momento in cui noi gettiamo la Russia nelle mani della Cina, e le materie prime. Russia e Cina controllano in questo momento l'80% delle materie prime del mondo, compreso il 5% dei terreni agricoli dell'Ucraina, di proprietà della Cina. E le materie prime sono un elemento molto più attendibile e solido della massa monetaria finanziaria internazionale anglosassone. Questo determinerà un declino del dollaro, determinerà un grande declino di tutta la nostra area occidentale, europea, e in particolare dell'Italia. Questo è lo scenario che abbiamo nel dopoguerra. Quindi noi andiamo verso uno scenario dove ci sarà un periodo di grande declino, secondo me, del paese, di impoverimento, perché ci sarà un'inflazione molto elevata, almeno il 10% per almeno 2 anni. Non abbiamo le condizioni per contrastare questa inflazione, perché abbiamo bisogno delle materie prime, perché già oggi abbiamo aziende che lavorano in settori avanzati con picchi di domande, che hanno 50% di lavoratori in funzione e 50% in cassa integrazione, perché non ci sono le materie prime. Quindi questo produrrà un gigantesco impoverimento a livello mondiale dei paesi poveri, che non saranno in grado di comprarsi gli alimentari, e anche un indebolimento delle nostre aziende tecnologiche avanzate, perché c'è bisogno di litio, nickel, cobalto, terre rare, di cui si impossesseranno soprattutto le multinazionali, che è l'altro grande fattore che è entrato sullo scenario internazionale negli ultimi 20 anni. Le multinazionali anglosassoni e anche di altri paesi svolgono un ruolo autonomo dagli stati. Quindi assisteremo ad una partita molto più complicata di quella a cui siamo abituati a star dentro. Perché purtroppo abbiamo lasciato correre, a mio avviso, troppo l'economia, la tecnica, la politica non controlla più questi grandi attori, e pensavamo che i cinesi e i russi ci lasciassero fare. E invece no. A un certo punto si sono messi d'accordo che la festa era finita, e che a questo punto volevano anche loro partecipare con posizioni di potere e di forza a livello internazionale. Quindi lo scenario 2030 sarà molto complicato da portare avanti, perché sono tutti obiettivi corretti, ma
noi ci dovremo concentrare sui 3, 4, 5 obiettivi fondamentali per la tenuta della democrazia, che sono l'occupazione, la qualità della scuola, la qualità della sanità, la tutela delle fasce più povere, e vedere se riusciamo a introdurre delle authority a livello europeo, visto che a livello internazionale non si può fare, che riducono la disuguaglianza incredibile che è in atto anno dopo anno e che sta minando la democrazia. Per cui ci troveremo in una situazione molto pericolosa, perché le persone a un certo punto chiederanno di scegliere tra il pane, la pagnotta, l'energia e i diritti. E in questo vedo anche delle derive pericolose delle nostre democrazie, che già sono venute fuori con la pandemia, in particolare poi anche in Italia, per cui o si segue il capitano che guida la nave, oppure si è molto criticati su qualsiasi cosa. Ovviamente poi la verità viene fuori col tempo. In questo senso i giornali, secondo me, hanno un compito enorme di informazione, di presidio della democrazia, di pluralismo delle voci, per evitare di diventare anche noi una forma di democrazia dispotica, con tanto benessere, con tanta cultura, con tanta arte, con cinema, con vari orientamenti, ma con una certa crescente controllo di quello che si dice. Quindi sicuramente è importante l'Agenda 2030, perché indica degli obiettivi veri per la buona vita, come si direbbe, delle persone, ed è in contrasto totale con il PIL. E quindi è giusto che questi temi assumano sempre più valore, perché già oggi hanno valore questi temi per le persone, perché è chiaro che le persone vogliono una economia che sia sostenibile. Però dobbiamo anche avere il coraggio di affrontare le grandi questioni che sono in atto e su cui si sorvola, per cui ma la questione dell'energia, è possibile che venga fuori l'authority dopo 4 mesi dicendo che sì, andiamo a controllare i contratti che hanno fatto Shell, Edison ed Eni all'importazione, perché hanno pagato 0,60 dell'IVA e però ci vendono il gas a 120, 130, 100. Ma sono cose inaudite. Cose inaudite che l'authority intervenga a valle di provvedimenti in cui c'è una speculazione enorme. Tutti sappiamo che 2/3 dei contratti energetici sono fatti su contratti che vanno da 5 a 30 anni, in cui il prezzo del gas è fermo. Lo stesso gas che compriamo dalla Russia costa 5 volte meno del mercato di Amsterdam. Oppure che nessuno discuta dei voli spaziali di Musk e di Bezos. Abbiamo mandato su 11.000 missili. Sarà un altro tema di conflitto con la Cina. E si prevede di mandarne giù altri 60.000 entro il 2030. E la Cina ha detto, ma non siamo mica d'accordo noi che voi che lo spazio sia vostro o degli occidentali. Non siamo mica d'accordo? Quindi ci sono molte questioni, secondo me, che meritano di essere discusse fuori dai denti. Anche sulla questione della pandemia, Palù pubblicato ieri un libro che si chiama L'origine, il presidente dell'AIFA, e dice chiaramente che è molto improbabile che il virus sia originato da un salto di specie del mercato di Wuhan, perché ci sono 13 sequenze che non sono legate agli esseri viventi, quindi è un errore di laboratorio. Ma chi è che si sta occupando di chiudere questi laboratori? È una cosa di un'enormità enorme, secondo me, ma ce ne sono almeno 100 di questioni di questo tipo, grosse, su cui bisognerebbe parlare. Tipo il fatto che è stata abolita nel 99 da Clinton, lo Steagall Act, che era la legge che aveva introdotto Roosevelt nel 1933, che vietava di fare le speculazioni bancarie.
mentre oggi tutta la finanza fa speculazioni bancarie, tutta. E noi abbiamo, credo, 50 milioni di giovani in Europa che hanno come hobby quello di giocare in borsa con le criptovalute, con le azioni, eccetera. Quindi sono temi di grandissima portata, di cui secondo me i giornali devono parlare, avere il coraggio di parlare, dire le cose come stanno, discutere, perché i potenti, i capi, hanno le loro responsabilità, certamente, ma devono avere qualcuno che gli soffia sul collo. E questo può farlo soltanto la stampa. Una volta lo facevano anche i sindacati, lo facevano anche le associazioni. Speriamo che crescano le associazioni. Perché uno dei grandi problemi che abbiamo in Occidente è quello di capire quali sono i beni di consumo di cui noi abbiamo bisogno in futuro. È una cosa che non viene decisa da noi. Viene deciso in questo momento dai CEO delle multinazionali, i quali decidono qual è il prodotto che noi dovremo acquistare nei prossimi anni, organizzano il marketing, la ricerca, e tutta la società è alla seguito di questa cosa. Quindi abbiamo un problema, giusto? Abbiamo la Cina che crescerà enormemente, la prossima invasione sarà Taiwan, e noi andiamo verso un declino. Stampa in questo ambito ha un grande ruolo, perché deve preservare la democrazia, deve dire le cose come stanno, raccontare la verità e fare in modo che possiamo reggere i prossimi 10 anni almeno, pur in condizioni di sobrietà, perché avremo delle condizioni di sobrietà forti, cambiando i nostri valori, cambiando le nostre organizzazioni e potendo forse fare ugualmente una vita forse anche più bella, con maggiori relazioni, maggiori rapporti. Non dimentichiamo che una delle cose che più mi preoccupa è la distruzione delle relazioni sociali, che è in corso, che è impressionante. La distruzione dei centri storici, la distruzione di intere zone del paese che sono praticamente fatte fuori dalle relazioni sociali. Quindi ci sono tanti temi che vanno affrontati per impostare un mondo, come dice l'Agenda 2030, più umano, più legato alla buona vita, meno legato alla crescita, perché si può vivere meglio, come dicevano i nostri nonni, anche avendo meno soldi. Grazie. Grazie. Grazie ad Andrea Gandini. Io ti devo ringraziare perché tu ci hai fornito dati, suggestioni. Sei stato un po' pessimista, ragazzi. Quindi declino dell'Occidente, inflazione, grande inflazione davanti a noi, pericoli di vario tipo, ulteriori invasioni, eccetera. Ma insomma bisogna comunque essere ottimisti, nel senso che gli obiettivi, insomma le strade giuste si possono anche trovare. Una di queste passa proprio attraverso, l'hai detto un attimo fa, hai usato una parola che è la sobrietà. Io mi ero appuntato proprio questo, cioè pochi anni fa, proprio per iniziativa del nostro Vescovo, che come sapete è sempre molto presente e attivo su questi temi, a Iolanda di Savoia si era svolto un convegno su vivere in questo modo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Ora, mentre diciamo, il ragionamento che si faceva fino a poco tempo fa era quello di una scelta della sobrietà, oggi, se seguo le parole che tu hai pronunciato adesso, più che una scelta è un'imposizione. Saremmo probabilmente costretti a scegliere questa sobrietà che comunque richiede nuovi stili di vita. E chissà se sarà possibile, alla luce della situazione di oggi, insomma, situazione politica ed economica e finanziaria, che è tutto naturalmente molto intrecciato. Ti ringrazio molto di questo contributo, Andrea. Grazie e il microfono adesso passa a Monsignor Massimo Manservigi, vicario generale della diocesi di Ferrara, ma è anche giornalista, sacerdote da oltre
30 anni e anche parroco della chiesa di Santo Stefano, che è qui vicino, qui in centro. Fede, certo, ovviamente, ma per lui anche cultura e nel caso specifico informazione. Ecco, da molti anni infatti dirige il settimanale cattolico Voce di Ferrara Comacchio, partecipa agli incontri della FISC, che sono i settimanali cattolici, è consulente ecclesiale dell'UCSI Ferrara, e tutto questo nella piena consapevolezza di quanto sia importante l'informazione anche per il mondo cattolico. Ecco, e non solo informazione, Don Massimo, i ferraresi lo sanno bene, ha diretto con capacità e successo dei film, documentari di taglio religioso, ecco, fra i quali Cercando le sette chiavi, che è sulla vita e le opere dell'artista spagnolo Gaudì. E ha ricevuto anche l'importante premio Carlo Rambaldi, Effetto Cinema. Ma adesso ci parlerà della Laudato Si e dell'Agenda 2030, il rapporto che c'è, che è appunto il tema della sua relazione. Ecco, sappiamo bene quanto sia fondamentale per questo Papa il tema dell'ambiente, anzi del creato. E un'enciclica è dedicata espressamente a questo vastissimo argomento, mentre la Fratelli Tutti va addirittura oltre, per così dire, abbracciando ancora più intensamente gli aspetti sociali e anche quelli economici, ma tutti questi sono inquadrati e avvolti, concedetemi questo ossimoro, nella spiritualità concreta, quasi materiale della sua visione. È qui che emerge, fra l'altro, il primato dell'etica sulla politica e sull'economia. È l'etica che dovrebbe sovrintendere ogni azione. Hannah Arendt scrisse che l'azione morale nasce dal dialogo interiore, e proprio l'assenza, l'incapacità di questo dialogo a trasformare persone banali in agenti del male. Prego, Don Massimo. Grazie Alberto, grazie anche ai relatori che mi hanno preceduto, che per molti aspetti davvero mi hanno fatto ulteriormente riflettere anche su quelle poche cose che vi dirò, ma effettivamente il tema è davvero complesso e molto ricco. Dirò pochissime cose e in maniera sintetica. Ovviamente trattare un tema come quello trattato dalla Laudato Si, come enciclica, ci vorrebbero altro che relazioni. E, ecco, comunque sia, molto in breve, all'uscita di questa enciclica, il 24 maggio 2015, qualcuno aveva, come dire, in qualche modo presentato questo documento come un manifesto politico. In realtà dobbiamo dire che è un'enciclica, non è un manifesto politico, cioè è un documento pastorale, nel senso proprio letterale del termine pastorale, cioè significa un pastore che si interessa del suo gregge, in altri termini della conduzione della Chiesa, un documento che ha alla base il Vangelo e ha come retroterra la dottrina sociale della Chiesa. E si rivolge ai cristiani cattolici, ma non solo, e come già Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, dedicata a tutti gli uomini di buona volontà, così Papa Francesco intende aprire un dialogo con ogni essere umano. Lo cito. E così, adesso, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi ad ogni persona che abita questo pianeta. In questa enciclica mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo la nostra casa comune. È evidente che il Papa intenda, soprattutto nella prima parte della Laudato Si, creare una piattaforma condivisa sui problemi ecologici, per poi aprire degli orizzonti di dialogo e di condivisione sulle problematiche attuali rivolte al tema della casa comune. E diciamo così, nella prima parte c'è proprio una trattazione previa che anticipa la riflessione cristiana. Direi, da questo punto di vista, il Papa ha, come dire, fortemente modificato anche la struttura stessa delle encicliche, e si è fondato, soprattutto nella prima parte, su indagini scientifiche che diventano poi il presupposto su cui fare una riflessione cristiana. Infatti il Papa dice: prima di riconoscere come la fede apporta nuove motivazioni ed esigenze di fronte al mondo del quale facciamo parte, propongo di soffermarci brevemente a considerare quello che sta accadendo alla nostra casa comune. Dunque l'interesse è universale di questa enciclica. I problemi sono presentati in tutto il loro carattere di urgenza, un'urgenza non più rimandabile.
dice il Papa, la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Numero 13. Alcuni mesi dopo, appunto, il 25 settembre del 15, l'ONU approva l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi, come è stato detto. È abbastanza evidente che la relazione tra i due documenti sia particolarmente forte. Entrambi si concentrano sull'analisi del rapporto clima-sviluppo e così pure sulla necessità di dare risposte significative e comunitarie a sfide che riguardano ormai il mondo intero. Quindi, quali sono questi elementi di convergenza e di differenza? Dunque, sia per quanto riguarda i punti di convergenza che per quelli di differenza, sarò molto molto sintetico e rinvierei magari a materiali, che ce ne sono un'enormità di bibliografia, ecco, però quelli che ho ritenuto di suggerirvi sono materiali che, come dire, hanno una funzione molto sintetica sul tema. Per esempio, un documento dal titolo Impegnarsi con l'Agenda 2030 nella prospettiva della Laudato Si, a cui hanno lavorato un importante numero di Caritas nazionali, tra le quali anche la nostra, e non solo Caritas, e che ha il grande merito di disegnare un progetto concreto, cioè trattare del tema dell'Agenda 2030, mostrare quali sono gli strumenti per poter perseguire insieme queste finalità, soprattutto operare un'attività ad opera di tutte le realtà associative e anche delle realtà ecclesiali, cioè fare in modo di poter monitorare e mediare questi temi presso i governi statali, regionali e locali, affinché sia applicata l'Agenda 2030. Ma allo stesso tempo in questo documento delle Caritas si mostra anche l'integrazione tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Laudato Si, per conoscere la dottrina sociale della Chiesa. Quindi magari vi rimando a quello per approfondimenti sul tema. Certamente nel mondo cattolico ha recepito in maniera molto forte l'Agenda 2030 e soprattutto la luce della Laudato Si, e per questo si intende proprio sfruttare il fatto che c'è un forte consenso della comunità globale, almeno a parole, su questa agenda, per poter cercare di promuovere i suoi obiettivi. Anche il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, l'8 novembre del 2021 scorso, ha avviato quello che viene chiamato l'obiettivo 2030 o 2030 Laudato Si. Di cosa si tratta? È una realtà del Vaticano, ma ovviamente è aperta a tutte le chiese, soprattutto italiane, rivolta alle diocesi italiane per fare conoscere gli strumenti operativi. A 5 anni dalla Laudato Si, Papa Francesco chiedeva di, creare una serie di informazioni, di strumenti, o meglio di far conoscere degli strumenti operativi come i finanziamenti, le soluzioni tecnologiche, energetiche, imprenditoriali, di risparmio, attraverso le comunità Laudato Si, ecco, a un po' a tutti, insomma, in modo da fare quello che il Papa chiede, che è essenzialmente questo: ci sia non solo, come diceva giustamente la dottoressa Springhetti, non solo un interessamento delle istituzioni, ma che si arrivi davvero a coinvolgere il singolo cittadino nelle sue responsabilità. Poi ovviamente c'è stata anche in questa ripresa di questo duplice fonte, insomma, dell'ONU e della Laudato Si, c'è stata una ripresa molto forte nella settimana sociale ultima, la 49esima di Taranto, il pianeta che speriamo, di cui si parlerà successivamente. Ecco, allora, diciamo, quali sono i punti di incontro e anche quali sono i punti di divergenza, o perlomeno di distanza? La prima cosa è essenzialmente che questi due documenti hanno come prospettiva l'universalità, cioè si rivolgono a tutti gli stati, sono stati approvati da tutti i membri dell'ONU, tranne Taiwan e paradossalmente tranne la Santa Sede, che però non fa parte dell'ONU, in quanto il suo è uno statuto di osservatore all'ONU. Si rivolge dunque a tutti gli stati, le comunità umane e gli individui. La Laudato Si, altrettanto, si rivolge a una vocazione universale e si rivolge a tutti i credenti, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. Però parte da un presupposto diverso, chiaramente, non parte dal presupposto del mettersi insieme, del votare uno stesso documento, ma parte dal presupposto che esiste una sola famiglia umana,
che alla luce della rivelazione deriva dal fatto che siamo tutti figli dello stesso padre, uniti da legami invisibili, che ha Papa Francesco al centro il cantico di San Francesco, che ci ricorda il nostro profondo legame non solo tra di noi, ma con il mondo nel quale viviamo, quindi con la natura. Quindi, oltre all'ambizione di rivolgersi a tutto il genere umano, questi due documenti ritengono di avere individuato i contenuti universali, cioè gli obiettivi che coinvolgono tutti e che vanno trattati e risolti in modo integrale e inscindibile. Già questo è stato ricordato, ovvero tutti gli obiettivi devono essere trattati e sviluppati insieme, non separatamente, se no non sarebbero efficaci. Non è possibile restituire dignità all'uomo senza preservare la natura, sono facce dello stesso problema. La stessa cosa, ad esempio, con il tema dello sviluppo e la lotta ai cambiamenti climatici, vanno trattati insieme, o il tema dell'ineguaglianza sociale. Anche, diciamo così, su questo punto la preoccupazione è la stessa. Cito un passaggio, come dire, di similitudine tra questi due documenti, uno della Laudato Si, al numero 25, e poi ricordo che a questo testo corrisponde sostanzialmente l'obiettivo 2, quello di porre fine alla fame. Il Papa dice, al numero 25, i cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali ed economiche, distributive e politiche. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema. Dice la stessa, più o meno la stessa cosa, dice l'obiettivo 2, quello sul porre fine alla fame. Faccio notare che sotto questo aspetto il Papa ha fatto un grande passo in avanti, dicevo appunto, nell'utilizzo delle indagini scientifiche su questo tema all'interno dell'enciclica. Ma c'è da dire anche che la Laudato Si va molto oltre le dichiarazioni dell'ONU, soprattutto nel rapporto fra ecologia e società, affermando che ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Soprattutto, ecco, il Papa insiste molto su questo concetto del diritto al lavoro. Al numero 127 parla addirittura della priorità dell'accesso al lavoro per tutti e al 128 soprattutto la priorità dell'accesso al lavoro per i poveri. Per quanto riguarda la produzione e il consumo, i modelli al riguardo devono progredire e su questo c'è convergenza tra i due documenti. Pensiamo al 12° obiettivo ONU, su consumo e produzioni responsabili e quindi sullo sviluppo sostenibile. Qui però il Papa introduce un concetto che va decisamente anche qui oltre l'obiettivo 12, cioè introduce, ormai lo conosciamo, lo sentiamo dire più volte dal Papa e anche ripetere da tanti organi di stampa, introduce il tema della cultura dello scarto. È una vera denuncia al consumismo e, diciamo così, introduce un tema a lato rispetto alla cultura dello scarto, ma mica tanto, che è il tema della decrescita dei paesi ricchi per aiutare la crescita dei paesi poveri, cioè i paesi del sud del mondo. Evidentemente il Papa non crede molto in una crescita vantaggiosa per tutti. Qualcuno deve rinunciare in prosperità e in PIL. Se vi leggo velocemente il numero 193, proprio qualche riga, molto interessante su questo, e dice: in ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po' il passo e porre alcuni limiti ragionevoli e anche ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è insostenibile il comportamento di coloro che consumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora non riescono a vivere in conformità alla propria dignità umana. Per questo è arrivata l'ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo, procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Adesso io non lo so questo come dal punto di vista tecnico, e qui bisognerebbe chiedere agli economisti, sia possibile, ma comunque, ecco, questo il Papa dice. Poi c'è una cosa importante ancora in cui, diciamo,
c'è una grossa vicinanza tra i due documenti. La Laudato Si, per la Laudato Si è chiaro, nel numero 156, che il bene comune è ciò che va protetto e promosso. Quindi per questo il Papa rilancia la funzione della politica e la funzione del multilateralismo, come ambito privilegiato in cui produrre consensi tra i paesi del mondo. Al numero 175 auspica addirittura un'autorità politica mondiale per sradicare la povertà. Il 17° obiettivo dell'ONU sulla partnership per gli obiettivi afferma qualcosa di molto simile quando parla di rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile e anche la cooperazione triangolare regionale e internazionale. Comune quindi a Laudato Si e Agenda 2030 è anche l'invito a rinnovare le istituzioni politiche nazionali. Dice l'ONU, sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti. La Laudato Si, al numero 189, va un po' più a fondo, criticando il legame di sudditanza tra la politica, della politica all'economia e anche alla tecnocrazia, intesa come strumento di consumo. Il Papa addirittura dice chiaramente che la tecnica non deve servire ad altro che risolvere i problemi urgenti dell'umanità. Questo anche al numero 106. Sia l'ONU che il Papa inoltre denunciano i mercati e il loro assalto al potere, questo è molto evidente nei suoi testi. Francesco dice in modo più esplicito che i mercati non sono affatto capaci di autoregolarsi. Ecco, fin qua diciamo così, credo si possa dire che i due documenti per molti aspetti si richiamano a vicenda. Ecco, una, diciamo, anche se lo dirò in maniera molto così, insomma, semplificata, una delle idee su cui divergono profondamente la Laudato Si e l'Agenda 2030 è il concetto di società, l'idea di società e di sviluppo sociale. Mentre l'ONU non sembra uscire da un'idea che punta a trasformare i poveri della terra in cittadini borghesi, scusate la banalizzazione necessaria, Papa Francesco in Laudato Si esprime una visione che porta a considerare i poveri non come diseredati da integrare nel sistema, ma come protagonisti di una società nuova. Cioè Papa Francesco dice i poveri non sono persone da promuovere nel modello della ricchezza che stiamo vivendo in questo momento. I poveri e comunque i popoli devono poter essere protagonisti di una nuova idea di nazione. Sicuramente anche della luce della dottrina sociale della Chiesa la nazione è un po' il concetto centrale, no? Ma qui c'è, diciamo, sicuramente gioca un ruolo importantissimo quella, diciamo, visione ecclesiologica tipica del Papa, la teologia del popolo di Dio. Qualcuno di voi ne avrà già sentito parlare, di Juan Carlos Cannone, che diciamo sta un po' alla base di tutta la visione che il Papa ha, come dire, della funzione dello sviluppo sociale e del popolo di Dio stesso. Molti hanno criticato il Papa dicendo che questo aspetto ha qualcosa a che fare con una rivoluzione, oppure addirittura si tratta di marxismo. Si deve dire che semplicemente il Papa crede che il popolo abbia in sé, nelle sue risorse culturali e religiose, la forza di generare qualcosa di veramente nuovo e alternativo rispetto a quello che esiste adesso. Il Papa ricorda che ogni paese, nazione e popolo ha in sé questa grande opportunità che deve riscoprire. Vi invito a leggere anche il numero 146 della Laudato Si, piccolo passo, dove si parla addirittura delle comunità aborigene da questo punto di vista. È molto esemplificativo. Un altro aspetto che è sicuramente, e qui quasi praticamente concludo, che è diverso tra ONU e Laudato Si, è la grande differenza, credo, sia proprio il concetto di buon governo, il concetto di governare. Per l'ONU, ovviamente, il buon governo passa attraverso, come dire, l'identificazione di regole e un certo numero, una certa buona dose di burocrazia. E un po' si ferma lì. Per Papa Francesco, diciamo così, invece, il problema non è primariamente un problema di regole e di burocrazia, anche, ma soprattutto è un problema di cambiamento di mentalità, in linea col Vangelo. Ecco, qui vi leggerei a conclusione un breve
passo del numero 181 della Laudato Si, che dice proprio esattamente cosa intende Papa Francesco con quello che vi ho detto. Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Questo fa parte della situazione attuale. Tuttavia, ecco il punto, bisogna aggiungere che i migliori dispositivi, cioè regole e burocrazia, finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso. Ecco, molto in sintesi, questo mi è sembrato essere il paragone tra questi due documenti. Grazie, grazie molto a Don Massimo Manserligi per questo suo intervento che ha messo a confronto e ha fatto dei importanti parallelismi appunto fra la Laudato e l'agenda e tutto passa, ciao Matteo, tutto passa attraverso però il cambiamento appunto della mentalità nel nome del bene comune. Grazie dunque Don Massimo, e il microfono ora passa ad Alessandra Guerrini, che è docente dell'Università di Ferrara. Tutto è connesso, il messaggio della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Alessandra Guerrini è professore associato appunto a Unife, docente di biologia vegetale e farmacognosia, opera appunto nel settore della biologia farmaceutica. Ecco, la sua attività di ricerca ha riguardato aspetti inerenti allo sviluppo e l'ottimizzazione di metodiche, parlo una cosa tecnica però non lo è in realtà, estrattive, di isolamento e di caratterizzazione chimica di molecole da fonti vegetali e da biomasse vegetali e in difesa delle piante e per il settore salutistico, questo è il punto, diciamo. E come piace citare che come ricercatrice ha studiato anni fa biodiversità della foresta amazzonica, è stata membro del Senato accademico, ha molti importanti incarichi, fra i quali vice direttore del Centro di Ateneo di Cooperazione allo Sviluppo Internazionale. Decine sono le sue pubblicazioni, ha preso parte come rappresentante della diocesi di Ferrara Comacchio alle settimane sociali di Taranto che si sono svolte in ottobre, un'iniziativa, un incontro, un convegno veramente importante che era, diciamo, ha voluto rimettere, come diceva il Cardinale Bassetti, rimettere la fraternità, tra le tante cose, al centro dell'economia. Ecco, io le cedo immediatamente il microfono e adesso utilizzerà anche alcune slide. Grazie. Buonasera, è difficile cercare di riassumere in pochi minuti il messaggio della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Proverò a dare un po' un ordine didattico, ecco, a questa esposizione citando alcuni aspetti e quindi parlerò di quello che è stata la fase di preparazione della Settimana Sociale. Quali sono le sessioni che hanno caratterizzato queste giornate e quali i temi principali che sono emersi e le proposte anche per la politica che sono uscite da questa settimana sociale, proposte concrete e anche proposte che vengono fatte a ciascuno di noi come cittadino credente per un cambiamento degli stili di vita, così come ci è stato ricordato anche prima, proprio perché anche nello spirito della settimana sociale il cambiamento viene anche dal basso oltre che dalle politiche e deve venire soprattutto dal basso. Per poi finire ricordando l'impegno dei giovani che hanno proposto a questa settimana sociale un manifesto dell'alleanza in cui
hanno creato proprio un'alleanza tra associazioni, terzo settore, sindacati di ispirazione cristiana, insomma un'alleanza forte per cominciare ad essere anche loro giovani stessi pensatori del proprio futuro e protagonisti del proprio futuro. Molto velocemente richiamo che le settimane sociali sono partite nel 1907 da un'intuizione del beato Giuseppe Toniolo, si sono fermate durante le due guerre mondiali, hanno ripreso fino agli anni 70 e poi c'è stato di nuovo uno stop, finché con il convegno ecclesiale di Loreto nel 1985 e poi la successiva pubblicazione della nota pastorale della CEI dedicata proprio al ripristino e al rinnovamento delle settimane sociali, si è ripresa questa occasione in cui il mondo cattolico si metteva in dialogo con le istituzioni e il mondo delle imprese per parlare di temi di forte interesse per il paese. Quindi nel 2007 si è celebrata a Pistoia il centenario e le più recenti sono state nel 2010, 2013, 2017, rispettivamente Reggio Calabria, Torino e Cagliari, e il tema di Cagliari e sul lavoro è strettamente connesso a quello della settimana sociale di Taranto. Papa Francesco ricordava nel 2014 quanto importante fossero le settimane sociali perché i cattolici potessero dare un contributo importante alla vita e alle scelte del paese, e ha aperto la settimana sociale di Taranto sottolineando tre aspetti fondamentali: l'attenzione agli attraversamenti, la chiamata, quindi l'attenzione a coloro che vivono situazioni critiche, il divieto di sosta dei cattolici nelle sacrestie o nel creare dei gruppi elitari, e l'obbligo di svolta contro la rassegnazione per invitare al protagonismo i cattolici in questo cambiamento di epoca. Il tema della settimana sociale era, come sapete, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, hashtag tutto connesso. Il tema del lavoro quindi collegato alla settimana di Cagliari, dove si è dato molto risalto anche alla disoccupazione giovanile, quindi all'aspetto dell'occupazione dei giovani. L'ambiente, tema caldo che appunto di cui abbiamo ampiamente parlato oggi, è già sollevato dagli anni 90 con questa crisi ambientale nel nostro pianeta, purtroppo spesso trascurata dai governi. E l'hashtag che è stato deciso per questo titolo del convegno, tutto è connesso, ci ricorda l'urgenza di una conversione ecologica che Papa Francesco richiama fortemente nell'enciclica Laudato Si. Perché la scelta di Taranto come città per questa settimana sociale, per il tema che veniva trattato? Perché Taranto, come sapete, è stato protagonista di una grossa crisi industriale, ma anche di una crisi ambientale e di danni alla salute dovuti a questa crisi ambientale, legata alle acciaierie dell'Ilva. Ma proprio laddove si creano disastri ambientali di questo tipo, problemi appunto così importanti anche per il paese, per il futuro del paese, si può ripartire con una riflessione seria, condivisa, per cercare di ricostruire un futuro con nuove prospettive. La preparazione alla settimana sociale di Taranto è avvenuta attraverso un documento, l'Instrumentum Laboris, che il Comitato Scientifico ed Organizzatore ha elaborato per dare degli spunti su cui riflettere attraverso seminari, incontri, nell'anno che ha preceduto la settimana sociale.
che ovviamente è stata spostata continuamente a causa della pandemia, ha subito vari rinvii finché ad ottobre si è riusciti a realizzarla. Monsignor Elio Castellucci, in uno di questi seminari tenuti al nord in preparazione della settimana sociale, ricorda la Laudato Si al paragrafo 66, che dice: l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali, strettamente connesse, la relazione con Dio, quella col prossimo e quella con la terra. L'uomo quindi fa parte della creazione, ma è anche immagine di Dio. Ma quando prevale una relazione predatoria dell'uomo contro l'altro uomo o contro il creato, si compiono i peggiori delitti verso l'ambiente e l'umanità. Questo atteggiamento predatorio è strettamente collegato all'idea di crescita illimitata e infinita che ha spinto la nostra economia. Si è perso il senso del limite e della trascendenza di Dio e della natura. L'attività umana si è trasformata in un idolo che genera un'economia che può anche uccidere. Ecco, allora due parole venivano ricordate in questo strumento di preparazione alla settimana sociale, la creazione e la resurrezione in particolare, perché da ogni disastro contro la natura, contro l'uomo, si può rinascere mettendo in campo nuove energie, un nuovo modo di credere e pensare il futuro. Papa Francesco, nella Laudato Si, ha proposto il concetto di ecologia integrale e ha dedicato un capitolo intero alla Laudato Si, e questo viene richiamato sempre in questo strumento di lavoro. E ci fa riflettere sul fatto, in questo capitolo, che non abbiamo solo una crisi ecologica, una crisi ambientale, ma una crisi economica e sociale, una crisi culturale, ma anche degli stili di vita quotidiana fondati sul consumismo. E ci ricorda che l'ecologia integrale è inseparabile dal principio della ricerca del bene comune e della giustizia tra generazioni. La transizione ecologica quindi deve essere ispirata dalla prospettiva dell'ecologia integrale, ancorata alla costruzione del bene comune, e nel contempo essere sociale e economica, culturale e istituzionale, individuale e collettiva. Un passaggio importante sempre in questo strumento di lavoro sull'economia e la finanza, che sono state citate anche prima, che vanno riportate al loro ruolo originario e in particolare legate all'economia reale e per quanto riguarda la finanza, rafforzare i cosiddetti investimenti socialmente responsabili e gli investimenti compatibili con l'ambiente, il sociale e il buon governo. Quindi durante l'anno 2021 sono stati promossi vari seminari al nord, al centro e al sud per ragionare e sviluppare le tematiche proposte nello strumento di lavoro, coinvolgendo istituzioni, aziende, imprese, terzo settore, perché fosse in un modo sinodale potessero essere raccolte le opinioni, i contributi di tutte in modo più ampio possibile. Inoltre, ci ricorda l'obiettivo della settimana sociale è quello di utilizzare questo esercizio sinodale nella preparazione alle settimane sociali, ma anche successivamente alla settimana sociale continuare questo lavoro. E il coinvolgimento dei giovani era un punto centrale a cui si mirava in questa settimana sociale di Taranto, per cui ogni diocesi, oltre ad un adulto, in maniera equiparata a seconda della grandezza delle diocesi, doveva portare alla settimana sociale anche un giovane. Le giornate sono state organizzate in 6 sessioni, in cui inizialmente i 700 partecipanti, provenienti appunto come delegati delle diocesi, ma anche dal mondo dell'associazionismo del terzo settore,
hanno assistito alla presentazione di realtà colpite dalla crisi ambientale, dei danni che sono avuti in varie zone del paese dovuti agli inquinamenti ambientali, danni alla salute. La presentazione proprio degli aspetti fondamentali di questa crisi ambientale e delle malattie generate proprio dall'inquinamento ambientale a Taranto e di altri luoghi feriti dell'Italia e del pianeta, come la foresta amazzonica, la terra dei fuochi e la pianura padana, anche attraverso servizi curati da TV 2000. A Taranto poi sono state presentate delle buone pratiche. Lo scopo era quello di presentare appunto delle esperienze virtuose diffuse nel territorio italiano, portate all'attenzione del Comitato Scientifico da tutte le diocesi italiane. Quindi ogni diocesi si è impegnata a proporre alcune esperienze, alcune realtà virtuose nel proprio territorio. Lo scopo era quello di favorire un apporto partecipativo e generativo dal basso alla settimana sociale. E per quanto riguarda la provincia di Ferrara, la diocesi di Ferrara Comacchio, sono state segnalate per esempio il Camping Florence, che lavora con i ragazzi disabili, e il Consorzio Uomini di Massenzatica, che oltre a essere un consorzio, una comunità basata sull'agricoltura, proprio un sistema sociale di welfare interno virtuoso. Sono state presentate quindi 274 buone pratiche, o meglio, i risultati che derivano dall'esame di 274 buone pratiche. Come sono state esaminate queste buone pratiche? E qui c'è il collegamento anche con l'Agenda 2030. Si è chiesto a queste realtà, che erano imprese, aziende, pubbliche amministrazioni, scuole, quindi si è cercato di coinvolgere un mondo molto ampio, è stato chiesto di compilare a queste realtà un questionario di autovalutazione strutturato, in modo che questo questionario poi potesse essere valutato con un indice di rendicontazione non finanziaria, che è il Next Index, un indice di recente brevettazione, che tiene insieme sei aree che riguardano la sostenibilità e l'ecologia integrale all'interno delle organizzazioni, che sono l'azienda e il governo dell'organizzazione, le persone e l'ambiente di lavoro, i rapporti con i cittadini e i consumatori, la catena di fornitura, che è importantissima per un processo virtuoso ambientale, i comportamenti verso l'ambiente naturale nella produzione, nella gestione dei rifiuti e i comportamenti verso la comunità locale. E a queste sei aree sono state collegate 30 indicatori che erano appunto intimamente collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e ai domini del benessere equo e sostenibile. Il risultato appunto di questa indagine è stato presentato a Taranto e ha permesso di evidenziare appunto strategie, posizionamento e comportamenti sostenibili in ambito sociale, ambientale ed economico di queste realtà virtuose, cercando di evitare il problema che spesso si incorre, che è quello del greenwashing, quindi andando a valutare solo pochi parametri rispetto alle aziende si rischia appunto di andare a cogliere solo alcuni aspetti di impegno verso l'ambiente, mentre tanti altri aspetti invece possono essere addirittura contro lo sviluppo sostenibile. Come partecipanti abbiamo poi preso parte a una sessione organizzata in 90 piccoli laboratori in cui abbiamo condiviso alcune proposte che erano già state elaborate dal Comitato Organizzatore Scientifico in quattro ambiti: la formazione, la sostenibilità, l'ecologia e la rigenerazione. Ci si è confrontati con economisti, sindacalisti, ambientalisti e mondo istituzionale, in particolare con i ministri Enrico Giovannini e Andrea Orlando. A quest'ultimo sono state consegnate appunto le proposte
di policy di cui provo ad accennarne solo alcune. La prima proposta, per esempio, tassare i mali e non i beni, cioè tassare le emissioni di CO2, come già propone la Comunità Europea, restituendo il denaro alle imprese e ai lavoratori sotto forma di riduzione del cuneo fiscale che abbassa il costo del lavoro. Il sistema degli appalti. Gli appalti sappiamo bene che sono stati basati essenzialmente sul prezzo minimo, ma questo criterio del massimo ribasso può essere un incentivo allo sfruttamento del lavoro, all'elusione o all'evasione fiscale. Se invece si tenessero negli appalti criteri di sostenibilità e impatto socioambientale, si potrebbe andare verso una nuova visione dei sistemi degli appalti. Per esempio, le pubbliche amministrazioni potrebbero elaborare gli appalti per le mense scolastiche con la clausola che si vogliono utilizzare solo prodotti caporalato free. E quindi questo sarebbe anche un sistema per le amministrazioni pubbliche per il cosiddetto voto col portafoglio, su cui ritornerò. Il lavoro, per quello riguarda l'ambito del lavoro, l'idea di individuare degli integratori sociali e ambientali per la primarietà dei manager. Oggi i manager vengono principalmente premiati per il profitto che portano all'azienda. Ma un buon manager, quindi che ha ricevuto un premio, potrebbe addirittura nell'ambito dell'azienda, pur essendo appunto stato valutato come virtuoso, essere responsabile di una cattiva gestione della sicurezza e quindi causare morti sul lavoro, oppure non preoccuparsi delle emissioni di CO2 che l'azienda stessa immette con la sua attività produttiva. Quindi l'idea di riformare anche questi aspetti. Vado veloce, ne cito alcuni altri, per esempio il sesto che viene citato in questa diapositiva, il Border Adjustment Mechanism e i fondi di compensazione per un commercio internazionale orientato al bene comune, il programma UE Fit for 55 propone l'adozione a partire dal 2026 di una Border Adjustment Tax che chiede a chi vuole esportare prodotti verso l'Unione Europea di pagare la differenza di costo ambientale sostenuto nel paese di origine rispetto ai nostri standard della UE. L'idea è quella di penalizzare un po' anche aziende italiane, per esempio, che vanno all'estero ad aprire fabbriche per cercare di svicolare il problema della gestione dei rifiuti e il problema ambientale. Le risorse che si ricaverebbero da questa tassazione potrebbero andare a finanziare opportuni fondi di compensazione per l'adeguamento di paesi terzi a regole ambientali e di costo del lavoro più equo e sostenibile. Estendere l'obbligatorietà della rendicontazione non finanziaria, quella che abbiamo visto prima per esempio con Next Index, a aziende con più di 250 dipendenti, mentre oggi lo si applica ad aziende con 500 dipendenti. È cercare di tenere il criterio della generatività come obiettivo di politiche per la sostenibilità. Pensare dei bond sociali per il territorio in grado di valorizzare le eccellenze presenti nei vari territori e di creare una sinergia nel territorio tra aspetti culturali, storici, artistici e queste eccellenze produttive. Una proposta anche di modificare il superbonus, non entro nel dettaglio perché il superbonus si dice è un po' un approccio monodimensionale, mentre esistono già strumenti a livello internazionale per tener conto dell'impatto ambientale in maniera multidimensionale. E poi puntare sulla formazione e sul lavoro, sulla sinergia formazione e lavoro. E qui si riprendono i tre strumenti fondamentali che erano già emersi a Cagliari, cioè riformare l'apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro, che poi è stata trasformata in PCTO, e valorizzare gli istituti
tecnici superiori che in Italia sono ancora poco conosciuti e rappresentano una minoranza tra le opportunità che invece i giovani potrebbero sfruttare per essere immessi nel mondo del lavoro, proprio perché sono pensate insieme alle aziende e alle imprese. Due parole sul cambiamento di stili di vita e le proposte che vengono fatte alle comunità, anche alle parrocchie, la costruzione di comunità energetiche. Nel novembre del 2021 è uscito il decreto legislativo 199 che agli articoli 30 e 32 richiama proprio l'aspetto delle comunità energetiche. Quindi il vantaggio di queste comunità energetiche potrebbe essere aumentare la capacità produttiva di energie da fonti rinnovabili, ridurre il costo in bolletta delle energie per condomini e reti di piccole imprese, dando anche benefici a famiglie a basso reddito e diventare venditori dell'eccedenza di energia già prodotta in rete. E poi il voto col portafoglio a cui siamo chiamati tutti noi, cercando anche nelle piccole scelte di ogni giorno, come il fare la spesa, di premiare quelle aziende che nei loro processi di produzione seguono un modello virtuoso. E per esempio molte sono già state valutate anche tra queste pratiche, buone pratiche che abbiamo visto a Taranto. Il voto col portafoglio è un tema in cui la dottrina sociale della Chiesa è ritornata più volte recentemente, quindi ho citato anche alcune fonti. E l'altro aspetto importante del voto col portafoglio è proprio quello anche di come investire i propri risparmi. E quindi questo tema mi è particolarmente caro perché poi come libero cittadino sono anche il vice coordinatore del gruppo di iniziativa territoriale di Banca Etica. Due parole sul manifesto dell'Alleanza dei Giovani. I giovani, in preparazione alla Settimana Sociale di Taranto, hanno effettuato proprio un percorso insieme, unendo le realtà della pastorale giovanile, del progetto Policoro, dell'economia di Francesco, della comunità di connessioni, di confoperative, Coldiretti, Confindustria, Confartigianato, ACLI, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, AGESCI, rappresentanti di queste enti e istituzioni si sono messi a dialogare su come costruire insieme un futuro a partire poi dall'evento della settimana sociale e hanno proposto un manifesto di 7 punti in cui sostanzialmente vengono richiamati molto degli aspetti citati anche prima nelle proposte politiche, dare valore all'imprenditoria e alle idee giovanili, riscoprire l'alleanza del fare insieme le cose indipendentemente da dove, dalla realtà in cui si proviene, cattoliche o non. Valorizzare le comunità locali, come è stato detto anche prima, e i giovani, mettere i giovani come protagonisti anche con la possibilità che questi possano protagonisti nei cambiamenti, nelle nuove idee di imprese, anche mettendo in conto la possibilità che possano mettere in campo anche degli errori, provando a mettere insieme le loro idee. E poi l'impegno finale di ogni firmatario e firmataria di essere portatore di questo manifesto e di impegno dopo la settimana sociale di Taranto per dare vita a queste nuove idee di sviluppo sostenibile ed essere generatori di cambiamento dal basso, a partire dai quartieri, dalle comunità in cui ognuno vive. Bene, grazie. Grazie. Grazie molto davvero ad Alessandra Guerini, grazie Alessandra per questo intervento, questa relazione molto bella e interessante. Il cambiamento, ha detto, viene dal basso oltre che dalla politica e quindi questo è un elogio alla concretezza con delle proposte molto, molto concrete che vengono proprio davvero dal basso, in tutto nel senso e nel segno della
conversione economica, oltre che nella conversione ecologica, è filtrata, come abbiamo visto, dalla dottrina sociale della Chiesa. Grazie dunque. E le conclusioni ora sono affidate a Vincenzo Varagona. Vincenzo Varagona è il presidente nazionale dell'UCSI, dell'Unione della Stampa Cattolica, un giornalista, è il laureato in legge ed è il vice capo redattore della RAI delle Marche. È 30 anni, oltre 30 anni che lavora nella redazione del TG, però viene anche dalla carta stampata, all'inizio con il Corriere Adriatico e poi collaboratore di Avvenire tuttora dal 1980, ha scritto una decina di libri prevalentemente biografici su grandi figure, diciamo, del marchigiano, reportage in Africa, nei Balcani, in diverse parti importanti del mondo, e ha trattato e tratta temi anche e soprattutto di carattere sociale. È stato presidente dell'UCSI Marche e oggi, appunto, come dicevo, presidente dell'Unione della Stampa Cattolica Nazionale da pochi mesi, è stato eletto all'unanimità, ed è anche la cosa curiosa, che questo non lo sapevo, che tu sei un counselor, e cioè un professionista delle relazioni di aiuto anche. Quindi a te il microfono, grazie davvero Vincenzo per essere venuto qua a Ferrara, qua con noi, e quindi aspettiamo le tue conclusioni, grazie. Buonasera intanto, e un caro saluto, e dice Alberto grazie per essere qui, ma sono io che ringrazio voi per aver organizzato questo momento. Vedete, questo è proposto come incontro di formazione, come seminario di formazione, ma a me piacerebbe interpretarlo come una spinta, perché dopo tutte quelle cose che, a partire da Paola Springhetti e quanti sono seguiti, ci hanno detto, io, ecco, al di là delle slide, ma c'è proprio una spinta emotiva a cercare di lasciare il mondo un po' diverso rispetto a quello che noi abbiamo. È un motoscout questo, ma io credo che dopo il quadro geoeconomico che ci ha illustrato, cioè delle due l'una, o facciamo finta di niente, oppure in qualche modo ci mettiamo in gioco. Allora io parto un attimo proprio dall'ultimo contributo, che è della Settimana Sociale di Taranto, a cui tengo molto. Perché? Perché io, in pratica, è stata la mia prima esperienza. Io sono, diceva Alberto, presidente UCSI nazionale obtorto collo, nel senso che mi hanno chiamato e mi hanno detto fallo, e proprio da Taranto, è stata un po' una svolta, come dire, dal punto di vista, non dico esistenziale, ma quasi, perché ecco, nelle slide si percepisce poco il messaggio, ma ci sono state proposte 274 buone pratiche, no? E quello che mi ha colpito molto è che, nonostante dalla Settimana Sociale di Taranto sia emerso un messaggio sostanzialmente laico, non confessionale, e cioè che tipo di mondo vogliamo, che tipo di mondo vogliamo lasciare ai nostri figli, con tutte le esperienze che in giro per l'Italia riescono, sono i semi per riuscire a cambiare stili di vita. Nonostante tutto questo, l'eco sui giornali è stato praticamente nullo, perché probabilmente la foresta che cresce fa poca notizia. Adesso qui non voglio tediare nessuno con la retorica delle buone notizie, perché non mi appartiene, però mi ha sinceramente colpito il fatto che l'eco mediatico relativo ad una proposta così forte che è uscita da Taranto sia stato pressoché nullo. E allora cosa? Allora vi dico questo, che io interpreto questa, chiamiamola, missione come presidente nazionale dell'UCSI, dopo 35 anni di RAI, 40 di Avvenire, eccetera, eccetera, come un cercare, ecco, girando l'Italia, e oggi è la tappa di Ferrara, cercare di creare una rete di colleghi, non solo cattolici, come siamo qua, voglio dire, ma colleghi uniti dalla missione dell'informare per far crescere la democrazia, come diceva, per riuscire ad accompagnare questo percorso. Allora, noi come UCSI abbiamo detto ai Vescovi, perché i Vescovi erano il nostro interlocutore a Taranto, abbiamo detto:
visto che questa eco mediatica non c'è stata, cercheremo di girare l'Italia per chiedere ai colleghi, principalmente delle testate comunitarie, ma non solo, oggi siamo stati proprio, prima c'era il responsabile, l'amico, il collega del resto del Carino qui di Ferrara, ma a tutti i colleghi responsabili di queste testate la disponibilità a lavorare in questa direzione. Raccontare le buone pratiche non è fare retorica, è cercare di accendere i riflettori su una realtà che è fondamentale per poi riuscire a crescere e a accogliere l'invito che ci viene a cambiare un po' questo mondo, ripeto, senza retorica. Poi, ecco, Paola Springhetti, con la sua passione di ricercatrice, ha lavorato per lunghi mesi insieme a Maria Paola Piccinini alla elaborazione di questo volume. Noi ci siamo presi questo impegno, ogni anno lavorare attorno a un tema e poi fare delle proposte. Questo pensare il futuro, era il volume di cui parlava Alberto all'inizio e che l'oggetto della ricerca di cui ha parlato Paola Springhetti, arriva a Taranto. E noi l'abbiamo presentato prima a Bari, una settimana prima di Taranto, e poi abbiamo cercato di prenderci l'impegno, come UCSI a livello nazionale, nelle singole regioni, di organizzare momenti come questi per illustrare da una parte questo lavoro che si sta facendo e dall'altra chiedere, mi pare questo il termine utile, chiedere l'alleanza dei colleghi nel territorio per riuscire a informare, perché quanto più informiamo, decenni, l'informazione ha una funzione educativa, è vero, c'è una grande letteratura e una grande su queste narrazioni, però l'informazione ha una funzione educativa perché quanto più informi, quanto più stimoli anche la gente. Io parto dalle scuole, si diceva nel corso di questo pomeriggio il ruolo fondamentale che ha riuscire a realizzare lavori come questi nelle scuole, ed è un altro impegno che ci siamo presi. E quindi, per passare alle proposte, sempre con Paola stiamo cercando di organizzare un altro strumento operativo, un altro contributo, un altro volume che riesca a declinare queste buone pratiche che sono state selezionate con autocandidature, con altri strumenti a Taranto, per poi riaccendere questo programma, progetto di lavoro anche nei territori. Che cosa significa questo? Verificare come nelle parrocchie, nell'ambito della diocesi, ma nelle scuole per esempio, nelle famiglie, nei quartieri, nei centri direzionali, quando queste buone pratiche dell'Agenda 2030 vengano realizzate, perché vengono spesso lavorate e realizzate nel silenzio più totale. Allora io ho colto con molto interesse anche i contenuti del suo intervento e ho detto che di fronte a questa prospettiva qualcosa dobbiamo in qualche modo fare. E allora tra le cose che come UCSI proponiamo, ripeto, come alleanza agli altri colleghi, è quella di lavorare sui giovani colleghi. Io dico sempre, girando l'Italia, ci sono giovani colleghi che si avvicinano al mondo della comunicazione e dell'informazione, che tipo di prospettiva gli offriamo? Quella dei 2 euro a pezzo con cui vengono pagati oggi dai quotidiani? Occorre, secondo me, cercare di elaborare anche in questo caso progetti che però non siano orientati ad un'attesa di 10-20 anni di un lavoro in un giornale. Voi sapete, non posso conoscervi tutti, però immagino molti freelance, pochi dipendenti, perché se fossero dipendenti io se prendo la giornata di riposo adesso stanno in redazione. E allora, ai ragazzi che cosa proponiamo? Occorre proporre progetti che, aderenti anche a dei circuiti di bandi europei, eccetera, riescano a creare un nuovo tipo. Io uso questo termine, il pensiero laterale nella nostra informazione, per cercare di creare anche piccole aziende editoriali attraverso micro cooperative, insomma, che rendano concreto questa espressione un po' retorica dell'informazione glocal, che siano radicati nel territorio ma che riescono attraverso il web naturalmente a raggiungere. E allora noi tra l'altro, o come UCSI, proporremo, come ormai ogni anno, una scuola di formazione per ragazzi ad Assisi, ogni anno tra settembre e ottobre, e quest'anno sarà intitolata Davide Sassoli. Voi sapete, Davide Sassoli muore
per una settimana grande cordoglio, grande emozione, poi rischiamo di dimenticarcene. E invece no, siccome l'energia, io sono convinto di questo, anche nei libri, testimonianza di cui parlava Alberto, parto dalla convinzione che alcune figure carismatiche, dopo che non ci sono più, insomma, dopo la morte, sprigionano più energia che prima. E noi vogliamo che succeda questo. Io l'ho conosciuto naturalmente, David, sia nella sua vita professionale al TG1, poi in quella sindacale, è stato presidente della sua stampa romana, poi in quella politica fino al Parlamento europeo, abbiamo anche collaborato ad alcuni eventi nel territorio e quello che lui ha fatto, noi vogliamo dargli un'onda lunga. Allora ad Assisi ci sarà questo gruppo di lavoro che cercherà ovviamente di intercettare questo messaggio, di tradurlo in progetti concreti. Sarà ottobre, soprattutto orientato ai ragazzi che si avviano alla professione, e quindi queste sono le cose che concretamente cerchiamo di fare affinché, ripeto, questa retorica, insomma, perda il suo contenuto retorico e riesca a diventare una proposta concreta di lavoro. Quindi io chiedo un'alleanza anche ai colleghi di Ferrara, dell'Emilia Romagna, per fare questo. Lavoriamo cercando, intercettando queste buone pratiche che ci aiutano ad avere un mondo più sostenibile, creando anche occasioni come questa di approfondimento che raggiungano anche altri colleghi, e per questo costruiamo una rete tra le regioni, tra le realtà regionali, in maniera tale che questo mondo un po' diverso e più sostenibile possa crescere. Mi limito a questo, grazie. Grazie a Vincenzo Varagona, Presidente Nazionale UCSI. Ora noi abbiamo 10 minuti a disposizione, a decine di minuti, insomma, a disposizione per eventuali domande, curiosità da parte vostra, quindi potete, se lo ritenete, fare qualche domanda. Eccone una domanda, prego. Vi ringrazio, sono contento di questo incontro perché è stato colmo di progetti, soprattutto di progetti e soprattutto di tentativo di divulgare buone notizie, belle notizie. Vorrei intervenire proprio in questo momento in cui il dottor, cioè l'ultimo oratore, ha veramente stimolato noi giovani a fare qualcosa di nuovo e di fattivo nel campo della creazione di realtà giornalistiche. Sono un attore diciamo attualmente impegnato in questo proposito. Da 7 anni io dirigo una rivista locale che ho cercato sempre di portare diciamo, a dei livelli di professionalità, non perché ci siamo, ho dei bravi collaboratori, quindi da un punto di vista dei contenuti noi ci siamo. Abbiamo delle grandi difficoltà di realizzare quello che lei molto amorevolmente ha proposto, e la cosa mi ha toccato, infatti ho detto subito, ridere la parola, perché è veramente difficile portare a compimento un'operazione del genere, cioè una rivista periodica che si interessa di attualità, cultura, costume, società e il sottotitolo, perché abbiamo dei seri problemi di autofinanziamento. Praticamente facciamo tutto noi. Ora, io sono molto ignorante in termini di conoscenze politiche, istituzionali, possano realmente esistere per poterci aiutare sotto l'aspetto economico. Ed è la cosa diciamo, che veramente cerchiamo. Parentesi, siamo membri di un'associazione no profit, fondamentalmente, che si chiama Bononia Felix di Bologna. Cerchiamo di portare avanti la cultura, però tutto con mezzi nostri. Veramente è difficile. Vorrei chiedere se lei, qualcuno di voi, sappia qualche fonte
per potersi presentare, tra l'altro con un vissuto già esistente, di 7 anni di attività, con impaginazione grafica, con i costi del cartaceo, che sono praticamente i più massacranti, ma sono costi da matti, perché nessuno più fa un cartaceo oggi. Come io vengo dalla vecchia scuola del giornalismo, e la carta per me è importante, nonostante tutti i giovani, i miei collaboratori, i clienti, mi dicano fai online, noi facciamo online, abbiamo anche un sito, però senza la carta non sono ancora convinto che si possa chiamare giornale in un certo senso, no, reale. Quindi niente, volevo dire questa mia esperienza e dire anche che molte cose belle che si sono sentite stasera, dette dalle due rappresentanti del mondo femminile, sono state veramente da me interiorizzate, però trovo sempre un grande divario tra il dire e il fare. Grazie. È bello, grazie, facciamo grazie. Questo, facciamo quello, però poi che cosa si deve fare realmente? Questo è l'appendice. L'argomento principale per me era il discorso di incentivare la società a partecipare attivamente alla creazione di un giornale con degli aiuti che sicuramente ci vogliono, perché autonomamente non si va più in là di tanto. Grazie. Sì, altre domande? Domande? Non ne vedo, non ne sento altre. Vincenzo, vuoi? Non è semplice dare una risposta, perché se si sapesse, se ci fosse una progettualità sul come coinvolgere una città attorno a un progetto editoriale, penso che molte crisi non ci sarebbero. Tra l'altro anche oggi discutevamo col Vescovo di Ferrara oggi sul difficile tema proprio dei periodici comunitari, che come tutti, insomma, voi sapete che con la pandemia penso l'80% dei giornali cartacei si siano buttati sull'online. Proprio a gennaio eravamo con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, il quale con una certa soddisfazione faceva notare come in pandemia anche l'Osservatore Romano è andato sul digitale. Però, contrariamente a tutti, insomma, i malauguranti che erano convinti che non ce la facesse a tornare nel cartaceo, invece è tornato a uscire l'Osservatore Romano nel cartaceo. Quindi è un grosso problema ad ogni livello, quello di riuscire a ristabilizzare il mondo dell'editoria sul dopo pandemia, dove, come diceva, il costo della carta è diventato esorbitante e la disponibilità stessa, a parte il costo, è molto limitata. Quello che a me sembra utile pensare, ne ragionavamo in questi giorni, e come non c'è una regola fissa, cioè non è che, dicevamo nel panorama generale dei media, che solo qualche anno fa la radio era considerata morta. Invece noi vediamo che la radio ha riacquistato un proprio ruolo, non solo, ma anche a scapito della televisione generalista, che ormai, insomma, voi sapete che con la TV on demand ormai ha cambiato completamente pelle questo media, e poi anche tanti altri, il libro digitale che si sembrava facesse sparire, questo lo dico perché ragioniamo anche sulle scuole, sul ruolo che questi strumenti hanno nella crescita dei ragazzi, eccetera. Il libro cartaceo sembrava essere soppiantato dagli ebook, invece si vede che il libro cartaceo resta, anche se voi sapete che, insomma, sono più quelli che scrivono che quelli che leggono oggi. Però ecco, il problema è provare a dare una stabilizzazione al sistema, sapendo che la tecnologia naturalmente avanza e che l'avanzare della tecnologia rischia di creare, come sta creando, grossissime crisi. Il problema però è sempre quello dei contenuti, cioè spesso noi ci soffermiamo sulla tecnologia, sugli strumenti, sui canali e ci soffermiamo di meno sui contenuti. Proprio alla scuola di Assisi di qualche tempo fa, Federico Badaloni, che voi conoscete come figlio di Piero Badaloni, l'archistare, insomma, del sito di Repubblica, noi giornalisti diceva, noi continuiamo, gli editori e i giornalisti, a fossilizzarci sull'obiettivo vendite, sull'obiettivo ascolti, mentre oggi il vero obiettivo è recuperare la fiducia dei lettori.
Allora, una risposta alla domanda che lei faceva, secondo me è questa, cioè occorre intercettare, tornare attraverso una credibilità professionale, intercettare la fiducia dei lettori per tornare a recuperare naturalmente ascolti e copie. Però ecco, la differenza di sintonia è notevole, insomma, perché recuperare la credibilità dei lettori significa non soltanto cercare di intuire quello che loro vogliono, perché dopo rischiamo di cadere nel nazional popolare di Pippo Baudo, che alla fine diceva diamo quello perché la gente quello vuole. In realtà la gente prende quello che tu proponi. Tu devi veramente riuscire a capire, per crescere e per vivere meglio, che tipo di informazione ci vuole. E quindi ecco, la risposta è questa: è un difficilissimo sforzo coniugare economia d'impresa e frequenza con il lettore, creare quel punto di mediazione corretto che riesce. Facevamo oggi l'esempio della crisi generale dei giornali, Avvenire ha riacquistato, ha riscalato, è arrivato al quarto giornale d'Italia, però ecco, per quale motivo? Perché naturalmente qualcuno dice, è l'unico che ci dice la verità come sta. È vero, non lo so, io cito quello che leggo, che sento dire, però secondo me, quando si parla di crisi, la crisi c'è per una caduta di credibilità di categoria, insomma. Bene, grazie. A questo punto io direi che possiamo concludere il nostro incontro. Due cose rapidissime. Una, intanto voglio ringraziare tutti quanti della partecipazione. Fatemi salutare anche Ato Stromboni, perché Ato Stromboni è stato nominato consigliere componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, quindi è la prima volta per un ferrarese, insieme a Nicola Bianchi, altro ferrarese. Quindi per la prima volta abbiamo due ferraresi in questo consiglio, che è praticamente diciamo il tribunale deontologico, insomma, della categoria. Una volta era tutto conglobato all'interno dell'ordine, adesso è stato diciamo suddiviso: da una parte la formazione e la deontologia diciamo pratica spicciola, e invece il consiglio di indirizzo, e invece il consiglio di disciplina, che si occupa invece delle colpe eventualmente che svolgono i nostri colleghi. Vi lascio con una frase dell'economista Leonardo Becchetti, che dice che chiede anzitutto a tutti noi di essere generativi, cioè ciascuno di noi può, anzi deve esserlo, nelle attività che svolge. Siamo felici, dice, nella misura in cui la nostra vita contribuisce alla felicità di qualche altro essere umano. Dono, gratitudine e reciprocità generano relazioni di qualità sulle quali si può costruire un capitale sociale. Grazie a tutti, buona serata.